Bene, allora buongiorno a tutti e benvenuti a questa seconda giornata di lavori di Ecofuturo, il festival delle utopie concrete realizzate in qualche maniera, no? Cioè il festival di quello che si può fare già oggi per cambiare il domani. Io sono Davide Sabbadin, mi occupo di efficienza energetica ed economia circolare per Legambiente e ho l'onore e l'onore di coordinare i lavori di questa mattina in questa sessione che si occupa di CO2 in una maniera, voglio dire, un po' diversa dal solito, insomma, nel senso che è una maniera in cui la CO2 non è solo un problema ma è anche una risorsa, è una commodity in qualche maniera, è un prodotto che si usa, si gestisce e si razionalizza come un qualsiasi altro diciamo, prodotto industriale di servizio o di manifattura. È molto intelligente come angolo, molto diverso dal solito, e infatti la prenderemo da tanti punti di vista, non solo quello energetico, che è il classico punto di vista in cui si introduce poi il tema della CO2 come effetto clima alterante, ma poi lo vedremo dal punto di vista dell'agricoltura, dei processi industriali, dei rifiuti, dei processi naturali, parleremo di alghe, microalghe e quant'altro. Insomma, un lungo percorso che ci porterà fino a Luna. Ricordo a tutti i relatori che non parlano a 40-50 persone in questa stanza, parlano a 40.000, se non ho capito male. Sì, ieri abbiamo superato 40.000 persone in diretta con oltre 1.200 condivisioni. Ovviamente Facebook un po' si ribella quando vede che c'è tanta condivisione e pensa che sia un trucco. Non è un trucco, però dateci una mano anche voi, vi preghiamo. Quindi dal momento che siete qui, la diretta è partita dalla pagina di Jacopo Fo, alla base c'è anche un piccolo vostro lavoro. Andate su, fate partire il video dal vostro smartphone, eccetera, e vedete, condividi, e poi se avete dei gruppi in cui siete iscritti li condividete, oppure nelle pagine vostre e in quelle personali. È alla base di questa catena e di questa rete che dà un risultato così clamoroso, cioè siamo l'evento, con ieri abbiamo triplicato il secondo evento in Italia come dimensioni di penetrazione, grazie anche al lavoro di persone che sono qua, giovani, meno giovani, e tutto il gruppo di Ecofuturo. Oggi cito Sauro Secci per tutti, poi giorno per giorno ne citeremo altri. Grazie a voi che fate tutto questo. C'è anche il senatore Ferrante che è diventato il capo Twitter, da lui parte Twitter, quindi chi ha Twitter può ritwittare il suo lavoro. C'è Giulia e Riccardo e Rodolfo che fanno Instagram. Insomma, c'è un lavoro importante. Grazie. Prego. Grazie Fabio Roggiolani. Allora io senz'altro comincerei con i lavori della giornata e li iniziamo con un saluto di Davide Sassoli, che è il vicepresidente del Parlamento Europeo. Non lo facciamo? Non è arrivato. Ah, va bene. Pensavo che fosse arrivato. L'ha mandato registrato? Sapevo che era un saluto registrato. Lo facciamo dopo eventualmente? Bene, allora parliamo con una... Invece, come sorpresa, molto probabilmente entro la fine della mattinata arriverà il video del ministro Sergio Costa. Ah, molto bene, molto bene. Allora, partiamo subito da un tema che è un tema appunto diverso da quello classico della CO2 nell'aria che crea cambiamenti climatici, che insomma, è il tema principale della CO2, ed è un tema che ha a che fare invece con i processi industriali. E in particolar modo parliamo di sistemi di recupero e riuso industriale della CO2. Chiamo al tavolo Ugo Moretti del TPI. A tutti i relatori chiedo di stare attorno ai 15 minuti in maniera tale, sì, ecco, lo chiedo, può accomodarsi qui in maniera tale che possiamo arrivare con tranquillità a Luna. I processi industriali per il recupero della CO2 sono abbastanza, diciamo, noti e tradizionali. Attualmente, diciamo, molto brevemente ricapitolo da dove proviene questa CO2 e da dove scompare, diciamo così, o viene riutilizzata. Proviene da fonti industriali, fonti naturali,
le fonti industriali sono le emissioni delle le emissioni dei petrolchimici, sono l'estrazione di CO2 dal syngas per fare l'idrogeno, come come gli impianti di fertilizzanti, e vengono e soprattutto quelli delle centrali elettriche, come quantità, non come qualità di CO2, che è dispersa in percentuali molto basse. Ultimamente, incredibilmente, la CO2 che è in eccesso nell'atmosfera e non si può togliere dall'atmosfera in maniera industrialmente valida, viene utilizzata industrialmente in quantità sempre maggiore. Tuttavia, la maggior parte della CO2 che viene utilizzata in Italia e in Europa per food, per il beverage, è ancora estratta da sottosuolo, incredibilmente, che è esattamente il contrario dell'obiettivo del carbon capture storage, che è quella di stoccare nel sottosuolo. Ultimamente, con lo sviluppo dell'upgrading biogas, c'è una maggiore disponibilità di CO2, perché quest'anno, più degli altri anni, c'è stata una mancanza di CO2 sul territorio nazionale, come succede già da 3-4 anni, perché vengono chiuse le fonti industriali da cui veniva recuperato e non sono state più date, fortunatamente, concessioni di estrazione da sottosuolo, almeno in Toscana, e sono stati, il petrolchimico è in crisi, vedi Busalla, dove estraevamo 70 tonnellate al giorno di CO2, e quindi è mancato nuovamente per il quarto anno di fila prodotto per i semplici usi, come quello che è la carbonatazione delle acque minerali piuttosto che dei soft drinks. Anche l'anno scorso veniva addirittura importato dall'estero, dalla Germania. Quest'anno la Germania, l'impianto della BASF, ha avuto un problema, per cui non c'era scarto di CO2. E incredibilmente quest'anno in Italia ci siamo salvati un po' grazie alla CO2 prodotta da un grosso impianto di biogas, cioè l'estratto da CO2, cioè quest'anno abbiamo estratto la maggior parte della CO2 venduta da un impianto di biogas che nel ditone della Bergamasca. Dal biogas è separato con un sistema a membrane, che è l'ultima tecnologia utilizzata, al contrario o in alternativa ai soliti sistemi ad ammine, di cui vediamo alcune rappresentazioni. Questa è una nuova possibilità che risolverebbe a breve il problema della mancanza di CO2, cosa che nessuno considera, che viene importata dal Belgio o veniva dalla Germania, ma quest'anno mancava anche lì. In Inghilterra sono state chiuse due birrerie quest'estate per mancanza di CO2, che è una roba che non succede mai, cioè non è mai successo. Un cliente nostro importante mi ha telefonato per dire se riuscivamo a trovare una fonte di CO2, e fortunatamente da una roba, sì, mancando la birra, figurarsi, è stata veramente drammatica, e abbiamo una fonte di CO2 anche lì da biogas su un impianto di biogas. Purtroppo la capacità era relativamente bassa. Questo è un tipico impianto di estrazione a membrane. Attualmente stiamo installando un impianto da 50 tonnellate al giorno non molto lontano da qua, e verranno ulteriormente incrementate queste tipologie di impianti, perché con l'incremento della produzione di biometano da biogas c'è anche questa possibilità di disporre di CO2, che appunto pochi sanno, c'è carenza sul mercato alla faccia dell'eccesso che c'è in atmosfera, ma dall'atmosfera non si riesce a tirarlo fuori. C'è uno studio dell'Università di Zurigo per estrarlo dall'aria, ma insomma è una cosa ancora di là da venire. Quindi questa tecnologia
di estrazione, di produzione del biometano con la possibilità di estrarre la CO2 risolve anche il problema della carenza di CO2 sul mercato italiano e quest'anno anche europeo, per due motivi. Attualmente il costo della CO2 industriale è determinato dal costo di trasporto, perché ci sono, per esempio a Ferrara c'è un impianto molto grande che butta CO2 e che viene recuperato, butterebbe CO2 da produzione di ammoniaca, ma sono tutti impianti che in Europa andranno piano piano a scomparire, queste produzioni, fertilizzanti, petrolchimici. I petrolchimici poi sono in calo, per cui non ci sarà incredibilmente nel nostro territorio, in Europa quantomeno, scarti petrolchimici che si dislocheranno nei paesi, in altri paesi, oppure verranno cambiate le tecnologie. Quindi la mancanza di CO2 per gli usi più comuni, no, potrebbe venire risolta doppiamente dal fatto della disponibilità di CO2 su una serie numerosa di impianti di biogas che hanno anche il vantaggio di essere dislocati in tutte le regioni. Ecco, teniamo presente che un trasporto di 400 km circa fa raddoppiare il costo della CO2 all'utente. Quindi se io riesco ad avere delle produzioni dislocate variamente, evito il trasporto con il costo più l'emissione di CO2 dovuta al trasporto stesso, e rende disponibile la CO2 a un prezzo tale per cui si può pensare a utilizzi diciamo di basso costo, ma che comunque hanno il doppio vantaggio di avere diciamo un prodotto tutto sommato di un certo valore economico e di utilizzare delle tecnologie nuove. Recentemente abbiamo messo in servizio un impianto di recupero CO2 in una grossa società chimica in Toscana, dove la CO2 veniva portata liquida da un impianto di produzione liquida, evaporata e utilizzata, per non fare nomi, per fare il bicarbonato, famoso bicarbonato. Ecco, parliamo di 10.000 tonnellate anno che venivano portate da liquido, quindi prodotto liquido con spreco energetico, evaporato e utilizzato gassoso. Adesso abbiamo fatto un impianto che estrae la CO2 dai fumi già esistenti nello stesso stabilimento e riutilizzati. Il sistema ad ammine, cioè tradizionale, ma comunque evita diciamo il trasporto di CO2 e evita l'emissione all'aria dei fumi dai quali attualmente questa CO2 viene estratta e riutilizzata direttamente sul posto. Questo potrebbe essere nel settore del biogas utilizzato, come si sta facendo in un paio di impianti in Inghilterra e in Olanda, dove la CO2 estratta, separata per fare il biometano, viene utilizzata nelle serre, cosa che da noi si usa poco, ma ecco. Attualmente abbiamo recentemente acquisito un ordine in Olanda molto importante, dove la CO2 viene estratta da un mega inceneritore e parliamo di 10 tonnellate ora di CO2 che viene estratta per 6 mesi all'anno quando non c'è il teleriscaldamento, e questa CO2 recuperata dai fumi di questo inceneritore con solventi selettivi, diciamo con nuovi solventi selettivi che hanno un minore impatto ambientale rispetto alle ammine, questi solventi vengono rigenerati col vapore che non viene utilizzato durante i 6 mesi all'anno in cui non va il teleriscaldamento. Quindi questo vapore viene utilizzato per la rigenerazione invece del solvente, estrae la CO2, questa CO2 viene ritirata da una importante società di produzione gas e distribuita alle serre, 10 tonnellate ora per 6 mesi, e gli altri 6 mesi invece purtroppo il teleriscaldamento non permette questa, cioè il teleriscaldamento utilizza il calore. Quindi questo giro si chiude in questo modo. Ecco, questa società ha 4 inceneritori, tra l'altro è una società olandese ma acquisita da cinesi, i quali evidentemente stanno già sperimentando queste cose,
e comunque l'impianto è stato acquisito e sarà, entro la fine dell'anno sarà montato e pensiamo operativo entro l'inizio dell'anno prossimo. Questo per dire come la CO2, che è un problema ambientale, può diventare anche una risorsa, oltre che rimane sempre un problema ovviamente, però può essere, diciamo, almeno non risultare quello che è solo un problema, ma anche una risorsa, e pur in minima parte, passo passo, può essere, può, diciamo, servirci per ridurre questo effetto serra, anche se poi lo usiamo nelle serre, perché, ma con un altro scopo, doppio effetto serra, no? Ma in realtà fa crescere molto più rapidamente i vegetali, e non so perché in Italia non è una tecnologia così diffusa come lo è in Spagna o nei paesi nordici. Spagna, che è caldo, quindi in Spagna si usa molto, e la crescita di tutti quei pomodorini che arrivano su è molto incrementata con l'iniezione di CO2, e quindi, diciamo, la CO2 viene così consumata, no? E contribuisce, diciamo, a sviluppo di tecnologie senza far male all'ambiente, anzi tirandolo via dall'ambiente. Il biogas sarà sicuramente nuove sorgenti per due motivi. Il costo, che dovrà essere, è compensato già dalla produzione del biometano, e quindi sostanzialmente non dovrà più venire, spero, estratto da sottosuolo per soddisfare una domanda incredibile, perché è tuttora in crescita in tutta Europa. Ecco. Va bene. Grazie mille. Grazie. Posso fare una domanda? Mi scusi, io, essendo anche toscano, ho questo difetto. Non so, insomma, vorrei avere notizie su un impianto di cui si sente parlare in Toscana. Sì. Che è quello di che c'è a Rosignano. Eccoci, quello di cui accennavo prima. Esatto, che dovremmo... prima diciamo la stessa società forniva 10-12.000 tonnellate all'anno di CO2 prodotta in un altro stabilimento liquida, e quindi consumando 200 circa kilowatt a tonnellata, 250 kilowatt a tonnellata per liquefarlo, per poi rievaporarlo e utilizzarlo gassoso. Attualmente questa è un'estrazione da fumi per riutilizzo. È simile, diciamo, come filosofia al fatto di utilizzare il biogas, togliere il metano, fare del biometano e la CO2, poterla utilizzare per le serre o per utilizzi di questo tipo, ghiaccio secco, per esempio, per fare il ghiaccio secco, che si usa moltissimo, cioè ci sono sabbiare con il ghiaccio secco anziché con la sabbia che va dappertutto, è una tecnologia assolutamente utilizzata. La refrigerazione fatta con lo CO2 al posto dei freon adesso sta diventando di moda. Stiamo facendo per una grossa società logistica che distribuisce prodotti alimentari per una grossa catena di supermercati nell'area di Milano, sarà distribuita con una refrigerazione fatta con CO2, fatta con CO2 direttamente, che ha doppio vantaggio: è batteriostatica e porta parecchie frigorie, tant'è che, diciamo, può competere benissimo con i freon che piano piano verranno tolti dalla circolazione. Quindi la CO2 che hanno ha un futuro come prodotto industriale e non soltanto demonizzato e basta. I freon che hanno anche il difetto grave, noi lo vogliamo, esatto, raccontare, perché e piano piano viene tolto dalla circolazione. Non si sa che dopo 7 o 8 anni, sì, hanno un crollo totale di efficienza. E sì, lo dico perché resti a chi ci sta seguendo, ormai sta diventando il grande trucco del frigorifero AA+. Il problema è che AA+ di questi frigoriferi al quinto o sesto anno, se andiamo a vedere l'efficienza energetica, è cici meno, perché il freon smette di avere la stessa efficienza energetica. Oltre al costo, è una cosa che abbiamo appena scoperto, e allora a tempo ci sarà occasione, ma comunque era scusi tanto. Okay. Grazie a Ugo Moretti di Tecnoproject Italia. Va detto
Va detto all'integrazione di quanto dici Fabio, che per fortuna la maggior, insomma, ormai la gran parte dei frigoriferi domestici funzionano a isobutano, a propano, e quelli commerciali, per esempio la Coca-Cola ha annunciato che tutti i frigoriferi Coca-Cola in giro per il mondo, i vending machine della Coca-Cola, andranno a CO2, quindi insomma, la Coca-Cola ed altri grandi importanti diciamo venditori di bibite refrigerate. Quindi insomma, in realtà il mercato si sta evolvendo verso i gas naturali, in particolar modo verso la CO2, tema molto importante. Ora, finché aspettiamo alcuni dei nostri ospiti e relatori che stanno arrivando da fuori città, quindi sono ovviamente un po' in ritardo, sconvolgiamo un po' la scaletta della mattinata e chiamiamo Giulia Lotti del consorzio Record, che è partecipato insomma anche da Unifi, Università di Firenze, che ci parla delle microalghe, dalla fotosintesi alla bioeconomia. Quindi un tema sicuramente non mainstream, non se ne parla al TG1, ecco, diciamo, mettiamola così, e quindi sicuramente l'ascoltiamo con attenzione. Sono le 11:10, anche a lei un quarto d'ora. Grazie. Buongiorno a tutti, io sono Giulia Lotti del Consorzio Record, non so se già qualcuno è stato qua ieri a sentire il mio collega, l'ingegner Casini, parlare di biochar. Io invece appunto vi parlerò di microalghe, più che altro dell'utilizzo diciamo dei settori di interesse, magari alcuni conosciuti, alcuni meno. Prima una piccola panoramica sul mio consorzio. Ups. Scusate. Eccoci. Allora, il Consorzio Record è un ente di ricerca pubblico-privato, fondato e partecipato dall'Università di Firenze, e siamo particolarmente focalizzati su ricerca e sviluppo in bioeconomia, biomasse e bioenergia. E abbiamo inaugurato quest'anno a Scarperia, in Mugello, un parco macchine con i nostri impianti. Siamo particolarmente focalizzati nelle conversioni termochimiche di biomasse, quindi pirolisi, gassificazione, e quindi con piacere vi invitiamo a venire a Scarperia a vedere i nostri impianti. Ma da molto tempo abbiamo invece un laboratorio d'analisi chimico-analitica per analizzare... Scusate, io... Dove bisogna puntare? Ok, scusatemi. Perfetto, scusatemi tanto. Scusate, chiedo scusa a tutti. Dicevo, io invece faccio parte dello staff del laboratorio dove caratterizziamo a livello chimico-fisico masse. Ma ora veniamo all'argomento di oggi, che sono appunto le microalghe, o meglio fitoplancton, perché voglio inserirci anche i cianobatteri e le diatomee, perché generalmente si sente parlare di microalghe intendendoli tutti, quindi facciamo presente che il fitoplancton è costituito da tutti i microorganismi fotosintetici autotrofi, cioè in grado di fotosintetizzare, trasformare il carbonio inorganico della CO2 in materiale organico, che poi diventa fruibile per tutti, infatti sono alla base della catena alimentare sia dell'oceano sia delle acque dolci. E come lo fanno? Attraverso dei pigmenti, banalmente la clorofilla la conoscerete di sicuro, e dire oceano vuol dire il 70% del nostro pianeta, e dire fotosintesi di questi microrganismi vuol dire che il 25% della CO2 disciolta annualmente negli oceani viene convertito da questi microrganismi annualmente, che sono anche responsabili della produzione del 50% di ossigeno. Quindi diciamo che sono piccoli, ma sono tanti e fanno tanto. La reazione di fotosintesi: tramite i pigmenti, questi microrganismi sono in grado di captare l'energia solare per trasformare la CO2 vediamo una molecola di glucosio, ma in generale vuol dire entrare nella catena alimentare. Quindi la nostra CO2 diventa organica, diventa fruibile, e in più si produce ossigeno, come ho detto prima. Quanto sono in grado di immagazzinare CO2 questi nostri microrganismi? Per produrre un chilogrammo di alghe vengono consumati 1,8 kg di anidride carbonica.
Quindi è molto interessante la capacità di questi microrganismi di immagazzinare CO2. Ma non ci limitiamo semplicemente a toglierla dall'ambiente, vogliamo cercare di inserirli in un panorama più ampio. Quali sono i vantaggi, ad esempio, di utilizzare questi microrganismi? L'IEA, che è l'International Energy Agency, ne cita alcuni. Sono, diciamo, hanno una produttività più elevata rispetto alle piante, non hanno corteccia, non hanno radici, più o meno si usa tutto. Sono coltivati in acqua, quindi non impattano con l'agricoltura tradizionale e, come ho detto prima, necessitano di elementi semplici, CO2, sole e acqua, quindi non bisogna dare molto. E possono anche essere utilizzati alcuni elementi inorganici, quali il fosforo, e possiamo andarli a prendere magari da acque di scarto, quindi è ancora più interessante come integrazione di processi. E la biomassa è più omogenea, sempre importante, e meno soggetta magari alla stagionalità rispetto alle piante superiori. E vediamo alcuni settori di utilizzo. Alcuni avranno già sentito parlare magari di biodiesel da alghe, ma anche di integratori, i famosi integratori alla spirulina ad esempio, come integratori di proteine, sia per gli uomini sia come mangimistica per gli animali. Ma ancora più interessante è la produzione da parte di questi microrganismi di molecole che hanno un interesse farmaceutico, nutraceutico, pensiamo a omega 3, pigmenti come il beta-carotene, quindi hanno una grande potenzialità anche dal punto di vista farmaceutico. Parlando di alimentazione, quindi ricito gli integratori, diciamo queste alghe possono essere magari ridotte in polvere, alcuni ceppi chiaramente che sono stati identificati come food grade, ad esempio la spirulina, e questa polvere può essere incapsulata sotto forma di integratori oppure magari resa farina per poter entrare nella nostra alimentazione, come nella nostra pasta, nel nostro pane, e ci dà un apporto di nutrienti di qualità, cioè ho una fonte alternativa di proteine. Per i pesci molto spesso è utilizzato nelle prime fasi di crescita proprio per lo stesso motivo, oltre che avendo pigmenti magari posso anche colorare le carni dei nostri pesci, come ad esempio pensiamo al salmone con la astaxantina. Ma è una cosa nota, comunque già dal passato venivano consumate alghe, sono tuttora consumate, si è scoperto che già gli aztechi mangiavano spirulina e tuttora in Chad ci sono delle raccoglitrici di queste alghe, praticamente la spirulina cresce in particolari condizioni di alcalinità di queste acque e le popolazioni locali si sono rese conto che stagionalmente si ha una crescita esponenziale di questi microrganismi e non si sono lasciati scappare l'opportunità di inserirli nella loro alimentazione. Questo è un esempio dei principali nutrienti, quindi ci sono addirittura delle alghe che arrivano a un 60% in peso di proteine. Per quanto riguarda i biocarburanti, avrete sentito parlare appunto di biodiesel che è un'alternativa al gasolio, nel senso può essere miscelato al gasolio tradizionale, generalmente si ottiene per transesterificazione dell'olio estratto da piante oleaginose, generalmente girasole, anche olio di palma, però si sono resi conto, soprattutto c'è stato un boom nei primi anni 2000, che le alghe hanno una produttività per ettaro molto più grande, di uno o due ordini di grandezza. Quindi si è fatta una grande ricerca per riuscire a trovare i ceppi più produttivi e di fatto è un ambito promettente, però le alghe al fine di sola produzione di biodiesel diciamo non fanno reggere il processo, hanno elevati costi di produzione, ma ciò non vuol dire che bisogna abbandonare il settore, ma magari trasformare il biodiesel in un sottoprodotto di un processo più grande, di un processo che magari mi porta alla produzione di un prodotto con un alto valore di mercato, però non buttare via niente, come una bioraffineria. E questo è un esempio appunto di contenuto di olio in alcune alghe, ci sono vari ceppi, chiaramente ogni ceppo è diverso. Sempre nell'ambito della bioenergia
mi piace citare come integrazione di processo la possibilità di utilizzare il calore che viene dalla terra come la geotermia per aiutare queste alghe a crescere, perché alcune alghe magari a determinate temperature possono crescere di più, quindi utilizzare il calore della terra per poter crescere più velocemente, oppure alghe per fare biogas. Ma il settore di punta, secondo me, secondo anche il nostro gruppo di ricerca, è utilizzare le alghe per tirar fuori molecole ad alto valore aggiunto, quindi ho citato alcune, ma fitosteroli, omega 3, che hanno una capacità di mercato molto più grande, hanno un prezzo di mercato ben diverso e che permettono, quindi molti sono già allo stadio commerciale, cioè i integratori da alghe, carotene da alghe, sono già prodotti, quindi è molto interessante riuscire a ottenere questi prodotti per via green e magari allo stesso tempo utilizzare gli scarti sempre per avere altro. Magari ho rotto la mia alga per tirar fuori il beta carotene, con i residui posso fare biogas, oppure la mia alga aveva anche dell'olio, posso andare anche al biodiesel. Però il prodotto principale che mi fa reggere e che mi permette di avere un processo che a livello commerciale regge sono appunto questi tipi di prodotti. E nel nostro laboratorio siamo riusciti a far crescere delle microalghe marine partendo da ceppi che erano generalmente noti per il biodiesel. L'abbiamo cercati, cioè l'abbiamo fatti crescere al fine di ottenere fitosteroli, quelli che sentite magari in televisione, avete sentito parlare di Danacol, di steroli vegetali, e abbiamo cercato questi ceppi in modo che si potesse tirar fuori questa molecola e siamo riusciti poi a ottenere anche dei fitopigmenti. Le abbiamo stressate, abbiamo cercato i fitosteroli, ma abbiamo ottenuto anche un prodotto che ha un valore molto più alto. A conclusione, quindi, le microalghe si possono inserire in vari settori della bioeconomia grazie all'enorme varietà di specie, elevata produttività, e sono in grado di produrre quindi queste molecole che hanno un valore di mercato integrando processi, riducendo CO2 e valorizzando gli scarti. Grazie per l'attenzione. Grazie dottoressa. C'è una domanda. Sì? Sì? Ah, certo, prego. Quelle sono le produttività per ettaro. Quindi diciamo che le alghe produrrebbero rispetto alla soia circa 10 volte, quasi 8 volte tanto biodiesel come prodotto. Però costa troppo farlo in questo. Sì. Questo. Cioè. Allora, però... No, infatti c'è un'intensità economica. Sì, ora proprio i numeri, però vi posso dire quali sono i problemi magari. Già, innanzitutto appunto, se è necessario magari bisogna scaldare un po' la vasca, movimentarla, ma il vero problema è, se vogliamo passare a livello industriale, noi abbiamo dei microrganismi che sono in acqua, in grande quantità le possiamo far concentrare, ma a un certo punto io devo centrifugare. E poi una cosa che appare non banale, rompere le membrane. Sono piuttosto difficili da rompere, quindi... Per questo motivo, solo per il biodiesel magari non ha senso fare tutto, però se appunto nel mio olio ci trovo altro, ho rotto la membrana con uno scopo più alto in questo caso. Sì, quindi bisogna fare un processo polifunzionale di cui sì, questo è un pezzo, quello sì, del biodiesel esatto. È un pezzo. Cioè non è da eliminare assolutamente, è un sottoprodotto. Va bene, va bene. Allora, mentre chiederei, è il telefono, poi lo chiediamo dopo. Grazie dottoressa, grazie mille, ancora un applauso per questa interessantissima excursus sulle alghe e il mondo della CO2. Saltando un pochettino dei relatori che non sono ancora arrivati, io chiamerei il professor Tonino Perna, dell'Università di Messina, a parlarci del Parco Ludico Ambientale e Tecnologico di Reggio Calabria. Prego, si accomoda qui, anche lui diamo un quarto d'ora.
Sì, prego. Mi sembra... Della sua allieva. Sì, è un po' difficile spiegarvi come si può passare dall'occuparsi di immigrazione e fare il progetto Riace e poi occuparsi di queste cose. Certo. Però succede che qualcuno ha dei problemi e li risolve così. E, no, quello che invece stamattina ero interessato a questo meeting, a questo incontro, perché in questa zona marginale d'Italia, ma bellissima, che è lo Stretto di Messina, che come sapete abbiamo, se la si vede, poi dove si punta? Fammi capire. Punta qui. Punto là. Ora vediamo. Ecco, e quest'area, la fotografia non è bella, ma insomma se ne trovano di migliori. Siamo sullo Stretto di Messina, di fronte c'è l'Etna, che d'inverno normalmente è innevato e si specchia sul mare, a destra ci sono le isole Eolie e noi siamo in questo terrazzo e per fortuna non c'è il ponte, quindi possiamo vedere, perché il ponte, sapete, è stata una lotta di 40 anni e ormai ci hanno rinunciato, ogni tanto arriva però qualche... nel 2001 fu Rutelli che disse: nella mia università vi consegnerò il ponte nel 2011, perché pensava di fare due legislature, poi non... ne ha fatto una, però la prospettiva era questa. Poi è arrivato più volte il nostro cavaliere, sono arrivati tanti. Il vero motivo per cui il ponte non si è fatto è che economicamente è un disastro, nel senso che il trasporto sullo stretto di mezzi pesanti diminuisce ogni anno, perché finiscono la tratta Salerno, Palermo, Genova, cioè prendere il mare, la via del mare. La seconda cosa è che non era tanto l'impatto del ponte quanto la perdita completamente di questo paesaggio, perché ferrovia e autostrade, rispetto a dove veniva localizzato il ponte, erano 30 km lontani, dovevano passare sulla città di Messina, sulla città di Scilla, Bagnara, sarebbe stato un disastro dal punto di vista paesaggistico e ambientale, per cui per fortuna è salvato. Invece nel 98, mentre si discuteva di ponte eccetera, questa ONG di cui parlavamo ieri, che faceva il progetto a Riace, fece anche questo progetto che si chiama Ecolandia. Nasceva da un'idea di Alex Langer, di fatto, che ispirò Wolfgang Sachs nel, parliamo del lontano 91-92, qualcuno di voi con qualche anno di più si ricorda che c'era un posto che si chiama Città di Castello, che ogni anno faceva la fiera delle utopie concrete. Che ancora esiste, sì, sì. Però diciamo allora era un evento, ecco, i temi che stamattina si parla sono importanti, ma allora era veramente l'apertura di un mondo, di una visione. In questa fiera delle utopie concrete veniva dedicato ogni anno a uno dei quattro elementi, alla terra, all'acqua, al fuoco eccetera, l'approfondimento in termini ecologici. Colandia nasce proprio questo, questi che sono 14 ettari sono divisi in questi quattro elementi: terra, acqua, fuoco eccetera, con l'idea, con due idee di fondo. Da una parte una cosa invece ispirata dal CAT, qualcuno di voi è stato in Galles, ha mai visto il CAT, Center for Alternative Technologies? No. 20 anni fa un gruppo di ecologisti gallesi costruì questo centro per le tecnologie alternative, diciamo molto didattico, che riguardava allora il compost, cioè cose anche allora che erano agli inizi, l'utilizzo delle fonti alternative, il risparmio energetico. In un villaggio del Galles c'è questo, c'è tuttora, frequentato soprattutto dalle scuole e via dicendo. Quindi l'obiettivo era quello di utilizzare la zona dove nasce e... vediamo se si vede meglio, ecco, qui si vede quest'acqua, perché non si vede, ecco, quello a destra che vedete è un forte umbertino. Nell'area dello stretto i piemontesi, ovvero il governo, i Savoia, costruirono fra il 1880 e il 1900 qualcosa come 22 forti militari. Lui lo sa, perché lo sa? Sono stato da questi forti. Beh, è raro che la gente lo sappia, ma sono stupendi perché... avendo una funzione militare non si dovevano vedere dal mare e quindi sono in posti strategici. Uno di questi
e questo forte Gullì, del generale Gullì, che fu dedicato, e che abbiamo trasformato 58 stanze del forte in 58 punti dove c'è dalle mostre alle sale, appunto, che approfondiscono scientificamente le questioni aria, acqua, terra, eccetera. L'idea di fondo era, quando partì questo progetto nel 98, va avanti. Torniamo indietro? Sì. Ecco, questa è una parte del fortino e l'idea di fondo era questa, se non che nel 2002 fu risanata l'area, costruito il tutto, intorno al forte è stata messa l'acqua, perché l'altro elemento, localizzandolo nell'area dello stretto, quindi fra Sicilia e Calabria, era di utilizzare i miti greci attualizzandoli, per cui abbiamo nell'acqua c'è un viaggio che si fa, un piccolo viaggio, intorno al forte su una zattera che si chiama il viaggio d'Ulisse. E mentre questa barca cammina incontra la maga Circe, che diventa quella che fa i prodotti modificati geneticamente, perché modifica, incontra Polifemo che è l'energia nucleare. E queste cose prima abbiamo fatte così, adesso con un nuovo progetto che hanno finanziato ci sono gli ologrammi che appaiono in queste stanze dal mare che ti parlano, insomma è un viaggio breve perché dura 20 minuti, però è significativo perché è il legame, così come poi ci sono dei sistemi del parco, ovviamente si cammina solo con macchine elettriche che vengono ricaricate da impianti piccoli di energia eolica e solare insieme, che fra l'altro, questo è uno degli obiettivi, nel prossimo futuro andremo tutti con la macchina elettrica, non tanto per una scelta ecologica delle grandi aziende, quanto perché c'è un mercato completamente da rifare. E siccome si andrà con la macchina elettrica, il problema è come verranno alimentate queste macchine elettriche. Allora, se la alimentiamo a casa o sulla rete, non facciamo altro che spostare l'inquinamento da dentro la città a fuori la città, non abbiamo risolto niente. Invece questi sistemi nelle aree dove c'è vento, e si è dimostrato, abbiamo anche delle macchine che hanno 150-200 km di autonomia che vengono ricaricate la sera tranquillamente da queste che sono piccole, diciamo, strutture. Ecco, poi c'è un anfiteatro, perché poi d'estate Ecolandia si trasforma anche luogo di incontro, di spettacoli. Questo è l'anfiteatro e quella è la parte, diciamo, che vedete del fortino. Ecco, questo dà l'idea come sono divisi i vari settori. Un progetto a cui teniamo molto, che è partito adesso, si chiama Laudato Si, ed è diciamo, ispirato a questa enciclica che ha colpito molto credenti e non credenti, che tenta di, siamo alle prime battute su quello, siamo alla ricerca di chi ci dà una mano, perché è molto difficile tradurre questa grande idea fondamentale del nostro tempo, come mettiamo insieme la tutela ambientale e la giustizia sociale, perché abbiamo questa schizofrenia, c'è chi si occupa brevissimo dal punto di vista ambientale, ma come metti questo insieme alla questione, appunto, immigrazione o diseguaglianze sociali o tutto quello, questo è il grande tema. Come in questa enciclica, che credo molti voi hanno letto, sicuramente c'è molto, ci sono molte idee, come le trasformi in un percorso che è anche didattico e anche ti fa cogliere, ti dà delle suggestioni. L'altra cosa invece che ero interessato, non si deve parlare di CO2 eccetera, è un progetto che è partito adesso nella zona terra di Serra Resiliente, dove verranno insieme a alcune università sperimentati delle piante in condizioni estreme. L'altro grande tema dei prossimi anni è come, rispetto ai mutamenti climatici, per esempio quest'anno sapete in Trentino si sono perse una grossa quantità di mele, ma noi diciamo l'anno scorso in tutto il sud Italia non abbiamo avuto più castagne, per dire, due anni prima abbiamo avuto problemi con una gelata, insomma questi sbalzi di temperatura e questo sfondare
gli intervalli, perché la vita è possibile solo dentro un intervallo di temperatura, di luce, tutto intervallo. Questi intervalli si stanno sfondando, le temperature in alto e in basso negli ultimi anni sono stati, diciamo, queste barriere superate. Allora, quali piante, per esempio un collega agronomo si è accorto che vecchi impianti di agrumi, di arance e mandarini, di ceppi antichi resistono meglio dei nuovi a questi cambiamenti improvvisi. Allora, queste cose vengono fatte come in laboratorio, vengono provate e selezionate le piante che più possono resistere. Tutto questo in un'area in cui il sud Italia avrebbe uno spazio enorme, questo è uno degli obiettivi fondamentali, lo sviluppo di tutto ciò che è energie rinnovabili, agricoltura, che già esiste, ma in piccolissima parte rispetto a quello che potrebbe essere veramente. Voi pensate, la Calabria ha già il 35% di energia idrica che viene dalla Sila, quindi energia pulita. Col sole e il vento potrebbe essere veramente autosufficiente. Non lo è per una questione complessa di inerzia e di altri fattori, però diciamo l'obiettivo è quello di dimostrare, cioè non è tanto quello di dimostrare e di portare all'esterno che è possibile un altro modello di vita, di produzione, eccetera. Questa è una scommessa, una difficile, purtroppo, e qui finisco, siamo partiti bene nel 2002, ma poi siccome è un progetto di un ONG insieme al Comune di Reggio Calabria e alla Comunità Europea, cambiando il sindaco è arrivato un certo Scopelliti, oggi in galera, proprio vicino là al parco, c'è un carcere lì, poi lo prenderemo per fare lavori agricoli, e il quale bloccò, chiuse, e poi nel 2006 l'ha data a Don Gelmini, e come sapete uno dei più grandi esperti al mondo di ecologia, di sistemi, no? Sapete che è questo. Abbiamo fatto ricorso al TAR, l'abbiamo vinto, per dispetto ha tenuto chiuso fino al 2012, finché c'è stato. Poi è stato fatto il bando, quindi è stata una delle tante cose che allora erano all'avanguardia, ora devi recuperare il tempo perduto. Quello che invece sono qua per questo, chi ha voglia, idee di collaborare, da darcene, perché non è facile, cioè gli obiettivi ci siamo dati sono molto ambiziosi, è benvenuto e speriamo in queste collaborazioni. Grazie. Grazie professor Perna. Tanto menti mi ha raggiunto Francesco Ferrante, vicepresidente di Kyoto Club. Siccome sono tante persone in ritardo, io adesso che stanno arrivando, sono pian pianino, sono lì, vengo da fuori città, scendo la lista dei relatori. Puoi andare avanti, ci sono arrivati tutti, anche Franco Donatini, se vuoi. Va bene. Però appena seduto qui, quindi un attimo. L'unica cosa che io sono dovuto uscire, chiedo scusa per questo intrufolamento. Quando volete, noi siamo disponibili a fare un'iniziativa sul vostro parco come Ecofuturo Festival, per darvi il segnale che vogliamo appoggiare la vostra iniziativa. E credo di parlare a nome mio, ma a nome delle teste generose. Bravissimo. Degli industriali che compongono Ecofuturo Festival. Ok? Una iniziativa da voi. Tra l'altro, lo dico da padovano, quindi fuori da ogni sospetto, oggettivamente rispetto a Padova, cioè questo bellissimo parco, comunque, lo stretto di Messina è bellissimo, cioè è un posto meraviglioso, poi dal punto di vista proprio si gode un panorama straordinario, si mangia bene, si sta proprio bene, che non fa mai male rispetto a poi quando si va a fare. Andiamo sul forte, esatto come dice Francesco. Allora io chiamerei, se è pronto, se può venire, Piero Gattoni, che è il presidente del Consorzio Italiano Biogas, e che ci parla appunto del legame tra biogas fatto bene e CO2. Sì, bene, grazie. Innanzitutto mi fa piacere, come tutti gli anni, essere qua a intervenire a Ecofuturo. Oggi sarebbe dovuto intervenire un nostro associato, il dottor Ernesto Folli, che ha vissuto negli ultimi anni un'esperienza importante di ricerca sulla sua azienda, dal momento che partendo dalla sua azienda abbiamo chiesto ad un consulente, a un'agenzia di consulenza ambientale esterna, Ecofis, di fare un assessment su quello che per noi stavamo iniziando a osservare
cioè il fatto che l'introduzione del digestore, di un digestore anaerobico in un'azienda agricola, ci permetteva non solo di produrre energia elettrica e termica rinnovabile, ma ci permetteva anche di cambiare le modalità con cui approcciavamo alle attività agricole, alla parte agronomica. Purtroppo in questo periodo noi siamo un po' presi in campagna, quindi si scusa il dottor Folli, ma non è riuscito a intervenire. E quindi diciamo io che in campagna invece no, ho un papà che infortunatamente è ancora molto in forma e riesce a sostituire le mie assenze. Questo è il primo, uno studio molto importante presentato recentemente che va a raccontare queste tematiche. È uno studio portato avanti dal CRPA insieme ai nostri imprenditori. Qual è stato, mi fa molto piacere che ci sia Francesco in questo momento per consolidare un rapporto che noi abbiamo portato avanti con molte delle associazioni ambientaliste, perché questa intuizione che noi avevamo del cosiddetto modello del biogas fatto bene aveva poi bisogno però di essere in qualche modo misurata, cioè noi ci siamo resi conto che non bastava avere l'esperienza empirica, era la partenza, ma poi dovevamo in qualche modo validare le nostre teorie attraverso un approccio di tipo scientifico. Prego, qui si può, si procede così. Ecco, questi sono appunto alcuni dei punti cardine di quello che noi abbiamo chiamato biogas fatto bene, teoria che abbiamo, definizione che abbiamo declinato dal professor Bruce Dale della Michigan University, che tipo 20 anni fa parlò di biofuels downright, quando appunto in America sorse il grosso tema della contrapposizione food fuel a proposito dell'utilizzo di mais per produrre etanolo. Quindi il punto fondamentale del biogas done right è che cerca di permette, attraverso appunto un approccio circolare all'attività agricola, permette soprattutto di poter intensificare in maniera sostenibile le produzioni agrarie. Quindi non tanto biogas prodotto da waste, quindi da sottoprodotti e da effluenti zootecnici, che sono le matrici organiche per elezione che debbono andare a digestione anaerobica, ma biogas, la vera peculiarità è la produzione attraverso le doppie culture. Questo processo di doppia cultura, proprio grazie all'uso del digestato, che è il sottoprodotto che deriva dal digestore anaerobico, è una pratica agronomica che permette non solo produrre più carbonio, ma anche di riportare poi il carbonio a valle del processo di digestione anaerobica al terreno. È un modello, quindi noi abbiamo chiamato un modello olistico, qui lo vedete rappresentato, e soprattutto ha una parte ovviamente agraria di produzione che deve essere fatta sempre in maniera sostenibile, e poi c'ha il grosso vantaggio di produrre la molecola del biometano, che è una molecola nel punto di vista energetico molto, molto nobile, perché ha una grande flessibilità, quindi può essere stoccata nella rete del gas, utilizzata per usi elettrici e termici, usi industriali quando serve, quindi consente una maggiore programmabilità rispetto alle produzioni di quelli che sono le fonti tradizionali di sole e vento, e può essere anche poi invece utilizzata per produrre un biocarburante che in un futuro la veicolarità non sarà solo elettrica, sarà sicuramente elettrica, ma poi dobbiamo pensare a tutta una serie di trasporti, quali quelli del trasporti pesanti, trasporti marittimi, fino al tema dell'aviazione, che dovranno comunque in prospettiva essere decarbonizzati, e noi pensiamo che l'LNG, il bio-LNG, cioè il biogas, soprattutto quello liquefatto, potrà essere di indirizzo in queste, una scelta molto importante per queste
per queste produzioni. Quindi questo è il tema principale. Io con Francesco abbiamo lavorato parecchio anche insieme su queste tematiche di sensibilizzazione, perché il tema della bioeconomia nasce con probabilmente un approccio che era, diciamo, che cercava di la via più semplice, era quello dell'utilizzo del terreno a fini energetici, tout court, senza considerare la complessità delle ripercussioni che questo aveva. Quindi noi cerchiamo non di, paradossalmente, non di dire che è possibile produrre food and fuel and feed, ma che l'agricoltura del futuro dovrà produrre food, fuel and feed. E quindi il tema sarà domandarci come potremo fare questo. Perché un approccio solamente di tipo di decrescita, per quanto intendiamo l'efficienza in tutti i processi, è un dato essenziale, quindi la riduzione degli sprechi sarà comunque un punto fondamentale di questo percorso, ma non sarà sufficiente la riduzione degli sprechi a rispondere alla grossa domanda di come faremo ad alimentare una popolazione in crescita che richiede più proteine e nello stesso tempo a decarbonizzare interi settori come quello energetico e quello dei materiali, che dovranno col tempo uscire, portare fuori il building block, la molecola ponte che è stato quella del petrolio, da tutti gli usi industriali e energetici. Questo è il grosso tema. Questo è appunto l'azienda del mio amico Ernesto, che è stata studiata da Ecofis, 300 bovine da latte, due impianti, circa 300 ettari coltivati in una rotazione con colture annuali per la produzione di biogas. Questo è l'assessment fatto di Ecofis, e arriviamo subito a quelle che sono le affermazioni finali dello studio, ovvero le rotazioni sequenziali consentono la coltivazione di biomasse addizionali per il biogas a basso impatto ILUC, quindi con un rischio di competizione col settore alimentare basso. Abbiamo la produzione addizionale, può essere ottenuto col miglioramento della qualità dei suoli, perché abbiamo verificato le proprietà anche del digestato, sono anche quelle di migliorare la caratteristica, la tessitura, la caratteristica microbiologica del terreno. E produrre addizionale per il biometano contribuisce positivamente alla decarbonizzazione, questo è un postulato, e quindi abbiamo un'azienda agricola che oltretutto diventa più competitiva, perché riesce ad avere un nuovo mercato. Teniamo presente che l'attuale dibattito sulla politica agricola comune è un dibattito importante in un momento di grosso conflittualità sul ruolo della comunità europea da parte di tutti gli stati, e una tendenza a ritorni di tipo, diciamo, autonomistico degli stati che hanno fondato la comunità europea. La PAC, cioè il bilancio per la politica agricola, che rappresenta più del 40% del budget, quindi rappresenta il grosso investimento che la politica agricola ha fatto, che gli stati hanno fatto con la politica agricola, oggi è in grossa discussione. Da imprenditore agricolo dico bene, perché? Perché fondamentalmente noi ci eravamo abituati a un modello in cui facevi una monocultura. Perché? Perché la doppia cultura, producendo commodities, ti produceva la possibilità di perdere due volte, ti conveniva produrre uno, il limite, il minimo necessario per poter prendere i contributi della politica agricola comune. È giunto il momento che, a mio avviso, le imprese agricole chiedano dalla comunità non più solo contribuzioni perché ci sono degli ettari coltivati, ma chiedono nuovi mercati e chiedono risorse per l'innovazione. Questo è quello che noi dovremmo andare a creare, e quindi aziende agricole che sono più competitive perché vanno su nuovi mercati, non producono solo per l'alimentare, ma producono di più. Noi produciamo parmigiano reggiano, e da quando abbiamo investito nella gestione anaerobica non ci siamo sognati di disinvestire
nella stalla, anzi la stalla è cresciuta perché attraverso gli effluenti zootecnici e le rotazioni abbiamo avvicinato al fatturato che generava la nostra attività tradizionale il fatturato che possiamo generare attraverso l'attività energetica, oltre quello che dicevo a una riduzione dei costi per esempio nella fertilizzazione organica. Cioè le due grandi voci di costi dei bilanci degli agricoltori, che sono i costi di fertilizzazione e i costi di energetici, in teoria un domani potranno essere normalizzati, perché l'azienda si produce il proprio fertilizzante e si può produrre un domani il proprio carburante attraverso il biometano. Questi sono esempi di doppi raccolti. Ricordiamoci che ogni sistema agroecologico può produrre il proprio doppio raccolto, non lo facciamo solo noi in pianura padana, lo fanno tutta Europa, può fare un doppio raccolto, cambiano le culture, ma il terreno scoperto in Europa, l'agricoltore non l'ha mai fatto, il terreno nasce coperto tutto l'anno. Ecco, il concetto è questo, il fatto di avere un'azienda più competitiva permette di investimento. È il grosso elemento di innovazione che noi abbiamo avuto nelle nostre aziende nel momento in cui abbiamo investito in questo grande rumine, questa grande vacca fatta da batteri, che poi di fatto è un rumine fatto di batteri, ci ha dato questa grossa possibilità di vedere un po' oltre. E il biogas fatto bene non è solo un metodo, ma è l'applicazione attraverso culture innovative, perché è ovvio che nel momento in cui, faccio un esempio, la mia azienda di 300 ettari, quindi faccio un esempio concreto, era coltivata per 320, oggi noi la coltiviamo per quasi 500, cioè 200 ettari li abbiamo messi in doppia cultura. Io vi assicuro che quando bisogna andare a riseminare nel periodo primaverile 200 ettari non si ha tempo per arare, e questa è stata la musica che quando io l'ho raccontata a Fabio la prima volta mi ha guardato con un occhio, e siccome lui voleva fare questo funerale all'aratro, gli ho detto guarda, il funerale all'aratro viene per necessità, nel momento in cui tu devi andare a riseminare 200 ettari e rirrigarli, non puoi permetterti di fare un passaggio con l'aratura, poi un passaggio con l'erbice, poi semplicemente devi andare a utilizzare tecniche di minima lavorazione con macchine più, con attrezzi più pesanti che lavorano il terreno solo nei primi 20 centimetri. Abbiamo il digestato, quindi non abbiamo più bisogno neanche poi di buttare tanta urea, perché basta, passiamo con le nostre macchine, vedete lì un esempio, per esempio quella è una macchina che a seguito della raccolta di un autunno vernino, il triticale per esempio, che è stato tagliato e insilato, va a caricare digestato e attraverso un Oxerion, quindi una macchina importante, cosa fa? Semina col satellitare sulla linea, quindi rompe, semina sulla linea del mais in secondo raccolto, e la fertilizzazione è fatta attraverso il digestato organica, quindi non c'è bisogno, sì, praticamente una macchina che fa tutto, quindi tra virgolette semina su sodo e contestualmente la fertilizzazione è fatta col digestato. Anche lì una necessità, perché se tu produci biogas e hai del digestato, o hai delle vasche per contenerlo per periodi immensi, oppure devi la distribuzione del digestato. Quindi questo è per arrivare, vedete, questo è un dettaglio della macchina, strip tillage, semina sul sodo. E quella è una macchina di semina sul sodo, questo è l'unica aggiunta, è che è stato fatto con un grosso prodotto, un attrezzo che è uno Xerion, che permette di, vedete, fare anche la fertilizzazione attraverso il digestato. Scusate, un altro dato importante è è l'uso dell'acqua. Nell'azienda Folli è stata molto interessante questo studio, perché l'azienda Folli è dotata anche di pivot di irrigazione, quindi può permettersi la fertirrigazione delle culture vegetali attraverso calate del pivot che vengono, quindi utilizza acqua e digestato.
E queste sono le conclusioni. Conclusioni che mi portano a dire che siamo di fronte a un periodo entusiasmante, la nostra presenza Ecofuturo è sempre un momento di grande confronto. Io penso che le aziende agricole che hanno investito in digestione anaerobica e hanno avuto questo spunto per apprendere maggiormente il miglioramento dell'agronomia del biogas fatto bene, siano oggi dei laboratori a cielo aperto che possono fornire dati importanti per contribuire al miglioramento dell'efficienza agricola. Noi pensiamo che l'agricoltura possa diventare, da parte del problema, a un punto essenziale per la risoluzione del cambiamento climatico. Il suolo è il posto dove, tornando alle mie premesse, naturalmente è stoccare il carbonio e in maniera più economica. Quindi, senza andare a immaginare grandi progetti industriali di recupero della CO2, eccetera, un cambiamento semplice, il 2 per 1000, del 4 per 1000, un incremento del 4 per 1000 della sostanza organica dei suoli arabili mondiali permetterebbe l'azzeramento del tema climatico. Questo è stato teorizzato da un progetto lanciato a Parigi dal governo francese, il progetto CatPulmil, che ci vede unici italiani a partecipare per dare questo contributo. Quindi il fatto che a Ecofuturo quest'anno, oltre a portare queste esperienze, portiamo anche per la prima volta un accordo fatto con Federbio per l'utilizzo del digestato in agricoltura biologica, è la testimonianza di come mondi che sembravano molto distanti incominciano ad avvicinarsi, riducendo l'approccio ideologico e incominciando a ragionare su quelle che sono le pratiche corrette che tutti noi dobbiamo mettere in atto per fare la nostra piccola parte e risolvere quello che è il problema più determinante della nostra generazione. Grazie. Grazie, grazie mille a Piero Gattoni, presidente del Consorzio Italiano Biogas, per questa, devo dire, questa relazione piuttosto di apertura, insomma, che ci apre degli scenari davvero interessanti. E, torniamo invece adesso ad un ambito più classico, diciamo, nella discussione della CO2, ovvero quello energetico. Chiamerei al tavolo il professor Franco Donatini dell'Università di Pisa, che ci parlerà di quanta CO2 si può recuperare dalla produzione geotermica a ciclo flash a livello mondiale. Benvenuto, anche lui diamo 15 minuti. Questo? Sì, questo è per andare avanti. Sì, esatto. Deve puntare qui verso questo totem del dio della CO2, okay. Lì si nasconde. Vediamo il subito. Meccanismo. Bene, dunque ringrazio per la parola. Ritorniamo a un tema, come diceva il coordinatore, molto tradizionale, però questo anche per testimoniare che anche nel campo tradizionale c'è da fare molto. Ora io vi parlerò della geotermia. La geotermia è una piccola fonte rispetto alle potenzialità delle altre fonti energetiche. Una piccola fonte che però, se si va a analizzare in termini quantitativi, non è affatto trascurabile. Semmai il problema è che questa fonte in qualche modo ha avuto uno sfruttamento piuttosto ridotto nel corso della storia, ma ci sono grandi potenzialità. E al momento attuale, oggi, le risorse geotermiche sfruttate sono le cosiddette sorgenti idrotermali, che sono a profondità che vanno da 1000 a 3000 metri, che producono del vapore o dell'acqua pressurizzata intorno a fino a 300 gradi e sono comunque una risorsa piuttosto significativa. Quel numero là che vedete, 10 alla 21 joule, equivalgono sostanzialmente a 24 gigatep, cioè l'intera risorsa complessiva. Gigatep, 24 gigatep, sapete che siamo a livello
di oltre di due volte la potenza termica mondiale, l'energia termica mondiale utilizzata annualmente. Questo ci porta a dire che se fosse completamente sfruttata si potrebbero avere a livello mondiale qualcosa come 250 gigawatt elettrici, e questo per un periodo di tempo pari a un secolo, quindi insomma, diventerebbe una risorsa piuttosto significativa. Poi ci sono altre risorse molto più difficili da accedere, da utilizzare, su cui non voglio parlare, ma che comunque porterebbero la risorsa geotermica mondiale a valori ben oltre mille volte quelli che abbiamo al momento utilizziamo in maniera molto parziale. E comunque, al di là di quei 250 gigawatt che vi ho fatto vedere che si potrebbero ottenere per un secolo, al momento se ne produce essenzialmente di energia elettrica qualcosa come 12-13 gigawatt, con potenziale espansione sulla base dei progetti attualmente in uso sviluppati al 2020, qualcosa che è comunque al di sotto dei 20 gigawatt. Quindi siamo su valori che sono almeno 10-15 volte più bassi di quelli che la risorsa complessiva potrebbe dare. Ecco, perché questa situazione? Perché ovviamente si tratta di difficoltà di accesso alle sorgenti, ma anche e soprattutto di tecnologie che richiedono molto tempo per essere implementate, richiedono fasi esplorative lunghe, richiedono poi impiantistiche complesse. Una cosa interessante, quindi, anche senza pensare a ulteriori esplorazioni che sono in corso e saranno comunque sviluppate in futuro, ma rimanendo essenzialmente sulla potenzialità, sulla potenza che è attualmente installata, noi vediamo che abbiamo dei margini estremamente grossi, anche senza andare sottoterra, intervenendo esclusivamente sugli impianti che già ci sono. Questo quindi presuppone minori costi, perché non ci sono le esplorazioni da fare, minori emissioni, perché, come vedremo, anche l'energia geotermica, pur essendo una fonte sostanzialmente rinnovabile, è diversa dalle altre perché è caratterizzata da una certa quantità di emissioni, e quindi lavorare su queste cosiddette marginalità è estremamente importante. E queste marginalità sono offerte nei cicli a flash. Cicli a flash sono quei cicli, siccome gran parte delle risorse geotermiche sono rappresentate da acqua, il flash consente di trasformare l'acqua in vapore a una certa temperatura e quindi poi utilizzato in una turbina per produrre elettricità. Laddove c'è un singolo flash, che sono, come vedete, la maggioranza degli impianti installati, se poi andiamo a vedere, vedete che noi possiamo contare al momento sui singoli flash a livello internazionale, ripartiti un po' su tutti i continenti, qualcosa come 5.000 megawatt, che è la tecnologia più utilizzata a livello mondiale. Al momento quasi il 40%, in prospettiva un po' meno, il 20-30%, se ci sarà un aumento, ma ci sarà un aumento. Ecco, queste qui hanno la caratteristica, come vedremo, qui c'è ancora una ripartizione dei vari impianti, e vedete che anche in questo caso il singolo flash fa la parte da leone. Qui vedete che, per richiamare quello che dicevo prima, che sostanzialmente alcuni giacimenti che hanno bassi livelli di temperatura della sorgente ed hanno anche elevate concentrazioni di gas, possono produrre di gas incondensabili, perché nel corso del processo geotermico si formano nel sottosuolo gas incondensabili che devono in qualche modo essere rimossi e spesse volte vanno in atmosfera. Ecco, si vede che in alcuni casi il livello di emissione di anidride carbonica può essere anche dell'ordine di quello degli impianti fossili. Non è così nei nostri impianti geotermici italiani, perché abbiamo la fortuna di avere sorgenti molto
molto di buona temperatura, fino a 200-300 gradi, con efficienze elevate e contemporaneamente concentrazioni piuttosto basse di incondensabile. E questo ci consente di stare un po' sotto addirittura il ciclo combinato, che è l'impianto più ecologico da questo punto di vista. Però in molti casi, dove ci sono temperature più basse, sorgenti meno qualificate, possiamo andare a sconfinare nell'area di emissioni che sta tra il ciclo a gas e i cicli a carbonio e sistemi a carbone. Quindi ci sono degli studi che ci dicono che in realtà vanno considerate ai fini della vera emissione, della reale netta emissione, non l'intera quantità emessa, perché i giacimenti emettono comunque naturalmente, senza andarli a stuzzicare, una quantità, e quindi dovremmo dimezzare quei valori, come si vede nella figura accanto, per considerare quello effettivamente legato alla produzione geotermica. Ecco, cosa si può fare nel ciclo flash? Beh, il ciclo flash butta via un sacco di risorsa, perché una volta prodotto il flash, il vapore viene utilizzato per fare energia elettrica, e l'acqua calda che si separa nel processo di produzione di vapore viene in qualche modo rilasciata all'ambiente. Ecco, in queste l'idea qual è? È quella di inserire dei cicli bottom per produrre elettricità, oppure dei sistemi di riscaldamento per sfruttare la capacità termica di questi reflui. E questo è ovviamente fino a una certa temperatura di reiniezione, per limitare fenomeni di deposizione della silice, perché quando siamo in geotermia abbiamo anche fluidi piuttosto gravosi da questo punto di vista. Perché il ciclo RC? Due piccole cose brevemente. Perché se facessi un altro flash rincapperei nel problema delle emissioni, perché dall'acqua si liberano i condensabili che poi devono essere in qualche modo messi fuori. Il ciclo RC consente in maniera completamente confinata di reiniettare integralmente il fluido geotermico una volta sfruttato il suo calore, e contemporaneamente ha un effetto benefico anche la turbina, che non si trova ad essere impattata da questi elementi disturbanti come silice ed altri contaminanti che sono presenti nel fluido geotermico. E quindi nell'impianto RC praticamente le emissioni aggiuntive che si avrebbero sono completamente nulle, quindi possiamo dire che l'energia che viene fuori da un utilizzo, vedete, in alto c'è il ciclo, il sistema geotermico così com'è, sotto mettiamo tutto questo impianto di bottom, che consente di produrre una quota di energia che va, come vedete là, intorno e ulteriore, che pur al variare la temperatura del giacimento rimane sempre in proporzione qualcosa come un più 35%, oppure soluzioni diverse, utilizzare questo calore non per fare elettricità, ma per usi termici del territorio, con una produzione di calore che è circa 4 volte quella di energia elettrica prodotta dal ciclo iniziale. Quindi in ambe due casi abbiamo o del calore libero da CO2 o dell'elettricità completamente libera da CO2. Vantaggi economici. Perché qui c'è un breakdown di quanto costa un impianto geotermico. Vedete che la parte impiantistica vera e propria è su 5.000 dollari a kilowatt installato, ne abbiamo solo 1.900 per quanto riguarda l'impianto. Quindi noi possiamo produrre questa elettricità essenzialmente con costi di installazione che sono meno della metà di quello di un impianto che dovremmo fare, perché non ci sono i costi della perforazione, in quanto si fa un recupero di quello che abbiamo già spillato dalla terra. Cioè, e questo è un retrofit, sì, che se si facesse in maniera a tappeto su tutte le applicazioni potremmo avere dei grossi vantaggi, senza fare nemmeno un buco, perché poi i buchi in terra sono estremamente osteggiati dal territorio, perché sono emissioni in più che si aggiungono, e quindi
In questo caso, ecco, devo avvicinarmi per un po', noi avremo questa produzione in più che, di energia elettrica, anche dal punto di vista economico avrebbe un grande privilegio, perché troveremo che una riduzione del 14% sul costo dell'energia prodotta, ma non è tanto questo problema economico, che comunque è sempre interessante, ma è anche il fatto che l'introduzione del secondo flash ci può portare, come ho detto prima, più 35% di energia prodotta, che applicato mondiale vorrebbe dire 1800 megawatt in più, e sapete oggi non sono tanti per la geotermia, perché la geotermia conta sui 12.000 megawatt, quindi sono un 14% della potenza geotermica attuale installata nel mondo, oppure nel caso che si privilegi lo sfruttamento termico, 4 volte l'energia elettrica che si otterrebbe corrisponderebbe a energia termica utilizzabile come nel giacimento. Ecco, volendo dare una risposta finale a quello che alla domanda che ci eravamo posti inizialmente, dice quanta CO2 si può recuperare la produzione geotermica a flash mondiale, si può recuperare addirittura complessivamente 13 terawattora di energia elettrica. 13 terawattora non sono poi tanti, ma sono comunque qualcosa come 4% di tutta l'energia elettrica nazionale, per esempio. È una minore produzione di 6,5 milioni di tonnellate di anidride carbonica, che non è poco. Oppure applicando la cogenerazione, il recupero dell'energia termica è 52 terawattora, con una minore produzione di CO2 rispetto agli usi termici di 10 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Quindi, come vedete, abbiamo in qualche modo, ecco, io vi ringrazio, non so, penso sono stato nei tempi, forse anche ho anticipato. Perfetto, professore. E attenzione. Posso sì, certo. C'è domande. Il tempo per una domanda, certo. Sì, un piacere. Capisco bene quindi che la proposta è quella di appunto utilizzare questa tecnologia come retrofit degli esistenti, sì. Considerando comunque invece per quelli nuovi la tecnologia migliore è quella binaria. Quella binaria è sostanzialmente è migliore complessivamente, se si mettono dentro gli aspetti ambientali eccetera è essenzialmente da utilizzare, però anche in questo caso, come vedi, abbiamo introdotto il ciclo binario, cioè l'ORC, che è il punto di base del ciclo binario, perché abbiamo introdotto l'ORC e non un ulteriore flash di bottom, perché l'ORC ci consente di produrre questa marginalità, che poi non è così, senza emissione assolute. Perfetto. Di anidride carbonica e senza impatto sulla macchina, quindi con durate maggiori eccetera. Quindi diciamo per quelli nuovi binario RC, essenzialmente. Per quelli attuali questa ipotesi di retro, che ipotesi potrebbe essere applicabile a tutti. Parliamo dell'Italia, a tutti gli impianti esistenti in Italia? In Italia non ne abbiamo sostanzialmente i flash, perché abbiamo fonti a vapore. Quelli classici? Abbiamo quelli a vapore tradizionale, e quindi quelli diciamo che sono praticamente così fatti. Si potrebbe però mettere un bottom anche su quelli per evitare le emissioni. Ecco, questo si potrebbe fare. Questo è interessante, cioè perché noi abbiamo sulla geotermia, abbiamo per diciamo quello da su cui lavorare, siamo tutti d'accordo a lavorare sul binario, ma c'è un problema, esiste un problema sull'esistente, esiste un problema di consenso, esiste un problema ambientale, per cui avere un'ipotesi di retrofit, diciamo così, per l'esistente italiano non sarebbe male. Sì, italiano è diciamo più difficile perché la tecnologia flash, però a livello mondiale la tecnologia flash non è usata in Italia per il semplice motivo che in Italia abbiamo già il vapore, quindi dobbiamo fare questo processo e quindi gli avanzi, le marginalità non sono granché disponibili. Si potrebbe però, ecco, l'amiata che però l'amiata è purtroppo poco sfruttata, insomma, cioè purtroppo, poi probabilmente è anche difficile, più difficile da sfruttare, quindi ovviamente si è preferito sfruttare quelle più facili.
però nel mondo sono essenzialmente tipo flash, perché le sorgenti che sono nel mondo sono ad acqua e quindi c'è bisogno di produrre vapore attraverso il flash, e lì si può fare, sono circa quasi la metà, ecco, degli impianti mondiali sono di questo tipo e sono suscettibili di questo intervento. Va bene, grazie. Grazie mille. Allora io adesso chiedo se sono in sala Andrea Panella, Alberto Magarelli e l'onorevole Dario Tamburrano, perché darei spazio ad un panel, vi chiedo di appunto avvicinarsi al tavolo, vedo solo Tamburrano, gli altri due? No, ci sono, ecco, ah, va bene. Va bene. E facciamo un focus sul tema stampa 3D, no? Perché allora, potrebbe sembrare strano che parliamo di CO2 e stampa 3D, poi insomma ne parlerà meglio Dario Tamburrano, ma in realtà la produzione di CO2 ha a che fare molto con il ciclo di produzione, insomma, con la riduzione dell'energia interno ai prodotti e anche la riduzione delle materie utilizzate per fare i prodotti, e la logistica che sta dietro, eccetera. Quindi c'è tutto un ciclo, diciamo, di produzione di CO2 che è legata alla manifattura in qualche maniera. E quindi ci interessava approcciare anche questo aspetto qui, e quindi gli lascio la parola a un quarto d'ora, anche 20 minuti, insomma. Prego, questo è il tuo microfono e questo è il puntatore. Allora, stampa 3D, molti ne hanno sentito parlare, e inizialmente sembrava uno un po' di quei giocattoli, come quando nacque internet, che veniva considerata un po' una cosa da radioamatori per scambiarsi i file musicali, poi insomma sappiamo com'è andata a finire. Chiaramente la stampa 3D è, come concetto, è nata negli anni 60, implementata negli anni 80, quindi non è una cosa recentissima, ma la velocità, la precisione della stampa 3D e i materiali a disposizione sono esplosi negli ultimi anni, quindi c'è una diffusione sia a livello industriale sia a livello consumer, quindi nelle case delle persone normali, dei cittadini, che sta aumentando in termini esponenziali. E questo appunto è permesso dal crollo dei costi, sia delle macchine industriali che delle macchine consumer, dal crollo del costo dei materiali e dalla varietà di materiale utilizzabile, perché mentre prima si era limitati a materiali particolari di un certo tipo di plastica, oggi abbiamo un range di materiali enorme anche per quanto riguarda la stampa consumer. Quindi si va dalla bioplastica, ed è tra l'altro una delle materiali più facilmente utilizzabili nella stampa 3D e anche più economico, fino a materiali conosciuti come l'ABS, il policarbonato, e poi abbiamo materiali caricati con metalli o con carbonio, e abbiamo siliconi, il TPU gel, quello delle custodie per esempio, delle solette, dei sandali, che oggi d'estate insomma molti di noi utilizzeranno. Questo per quanto riguarda la stampa consumer. Per quanto riguarda la stampa industriale, vi è la diffusione e l'abbassamento dei costi della stampa dei metalli, acciaio compreso. E quindi il range di applicazione della stampa 3D da fenomeno, insomma, non so se qualcuno di voi ricorderà Beppe Grillo quando portò la prima stampa 3D negli spettacoli, lui la comprò in kit in America perché ancora non era vendibile in Italia, venne anche in qualche maniera ridicolizzato perché stampava un fischietto, però vabbè, questo è il destino di tutte le persone che magari vedono quei 10-20 anni avanti e si trovano a volte un pochino fuori tempo. Io però vorrei iniziare, prima di parlare di alcune applicazioni, diciamo, un po' visionarie, un po' particolari della stampa 3D, di un qualcosa che è poco conosciuto. Sì, infatti qui c'è un'immagine di un cuore, perché la frontiera della medicina sta andando verso la stampa 3D di tessuti e organi. Quindi se finora abbiamo parlato di oggetti, stiamo cominciando a essere in grado, chiaramente i laboratori specializzati, a stampare tessuti viventi. Già oggi è possibile stampare cartilagine, osso e tessuti vari. Il più facile è l'epidermide. Quindi immaginate la stampa in 3D di pezzi di pelle, che cosa può significare nel caso dei grandi ustionati. O nel caso comunque dei danni, è stato stampato comunque un padiglione auricolare, un orecchio. Com'è possibile stampare delle cellule viventi? Allora qui entrano in gioco delle contaminazioni crociate, come spesso accade nelle vere innovazioni. C'è in campo la biologia, la medicina, l'elettronica,
e anche un pizzico di follia, perché insomma pensare di stampare tessuti e organi sembra un film di fantascienza. Non so chi di voi ha visto Westworld, almeno la prima serie che è arrivata in Italia su Netflix, dove vi sono degli automi in realtà organici, fatti di tessuti viventi che riproducono perfettamente degli esseri umani. Allora, non siamo chiaramente arrivati a questo livello, ma se ragioniamo sulla capacità di evoluzione esponenziale delle tecnologie, ci guardiamo indietro di un secolo, anche solamente di 10 anni, possiamo immaginare, salvo disastri come ecco, cambiamento climatico o guerre, dove può spingersi l'umanità. E questo chiaramente, cioè già la stampa 3D degli oggetti pone dei problemi legislativi che al Parlamento europeo cominciano ad essere affrontati, perché vi sono delle problematiche relative al diritto d'autore e quindi parte della legislazione esistente dovrà essere adattata a questa forma di produzione pseudo-industriale distribuita, ma vi sono soprattutto poi vi sono dei problemi per quanto riguarda la responsabilità, perché nel momento in cui la catena del valore, la catena della produzione è così distribuita, non esiste la coincidenza tra una ditta, una fabbrica che ha costruito un oggetto e l'ha venduto e l'utilizzatore, cioè sono figure che possono tendersi a sovrapporsi tra di loro. Io posso stamparmi comunque un oggetto per un amico in casa e darglielo in uso, quindi oltre al discorso del progetto, quindi della proprietà intellettuale del progetto, che può essere comunque trasferito via internet perché è semplicemente un file, c'è anche il discorso della responsabilità. Se questo oggetto si rompe, è una parte strutturale di un'automobile, di un oggetto, o comunque fa dei danni, di chi è la responsabilità? Di chi ha creato il file, di chi l'ha stampato, di chi l'ha autorizzato? Quindi queste sono problematiche ancora da affrontare, e sarà un lavoro legislativo che è già partito al Parlamento europeo con delle prese di posizione, ma ancora non esiste una proposta legislativa da parte della Commissione europea sulla quale poi il Parlamento e il Consiglio dell'Unione devono lavorare. Probabilmente sarà una questione che verrà affrontata nella prossima legislatura. Allora, una delle cose, ecco, qui ho degli esempi. È stato recentemente stampato, partendo da... Allora, voi sapete che le cellule del corpo umano, come tutte le cellule viventi, sono delle cellule negli organismi adulti differenziate. Quindi ognuna ha una funzione, c'è la cellula dell'osso, l'osteocita, il miocita, le cellule dei muscoli, le cellule della cartilagine, però derivano tutte da delle cellule iniziali, staminali totipotenti. Allora, per ottenere delle cellule staminali totipotenti, quindi avere la possibilità di avere quelle cellule vergini che si possono differenziare dai tessuti, vi sono vari sistemi. O si usano le cellule staminali embrionali, quindi quelle presenti nel cordone ombelicale, per esempio, oppure vi sono delle tecniche per far regredire le cellule già differenziate in cellule staminali totipotenti indotte, questa è la denominazione, e da lì si può indurre la differenziazione in altre linee cellulari, ed è quello che hanno fatto i ricercatori di For Life con le cellule del miocardio. Quindi è stato prodotto un tessuto cardiaco che attualmente può essere utilizzato come patch per riparare il miocardio danneggiato. Quindi c'è un bel passo in avanti a livello medico. Un cuore danneggiato, infartuato, può essere in qualche maniera già ripristinato. Chiaramente siamo all'inizio, qui io non sto parlando di diffusione di massa, ma sono i primi esperimenti di successo che stanno avvenendo. Altri esperimenti per quanto riguarda il cosiddetto bioprinting, si chiama bioprinting la stampa di tessuti, è il successo per ora nei topi, nella capacità di portare a gravidanza un topo al quale è stato una femmina di topo, una topa, alla quale è stato asportato l'utero, è stato stampato un utero artificiale formato da una spugna di collagene, quindi il supporto, e sono state create degli spazi per innestare nell'utero artificiale i follicoli, che sono la prima parte per poi creare la cellula uovo matura, e in questa maniera, poi con la stimolazione ormonale, e i follicoli sono stati, comunque l'ovocita è stato fecondato e si è portata a termine una gravidanza. Quindi chiaramente è stato fatto nel topo, per il passaggio nell'utilizzo umano c'è ancora molto da fare, e vi immaginate, ecco,
prima ho parlato dei problemi di proprietà intellettuale, dei problemi di responsabilità civile e ci sono dei problemi etici enormi, perché si entra in campi inesplorati. E immaginate poi la unione dell'evoluzione dell'intelligenza artificiale dotata di machine learning, quindi capaci di autoapprendere e assumere comportamenti autonomi non previsti dal produttore, unita alla possibilità di stampare tessuti, in un futuro probabilmente organi. Quindi il rischio, o diciamo l'utopia positiva, dipende come evolverà, è di avere questa commistione tra artificiale e naturale, dove sarà difficile distinguere poi un uomo che è stato ricostruito in maniera cibernetica o in maniera biologica, o un robot che è costruito magari in parte di tessuti artificiali ma viventi. Andiamo avanti. E il telecomando, ci pensi te? Vabbè sì, queste sono le cellule, avanti, ecco, vengono utilizzate chiaramente delle stampanti particolari, a volte anche delle stampanti tradizionali adattate, perché bisogna mantenere in vita comunque questo bioinchiostro durante la deposizione. Avanti. Ok, queste sono le piastre di coltivazione. E un altro esperimento che è stato fatto, quello particolarmente interessante, è la ricostruzione del seno. Donne operate di seno, e questo già è in fase avanzata, viene costruito un supporto con la forma del seno originale, cioè quindi si fa la scansione anatomica prima dell'operazione, viene costruito un supporto riassorbibile che viene colonizzato dal tessuto adiposo e nel giro di qualche mese viene, riprende forma il seno con la stessa forma di quello asportato. Quindi ecco, stiamo diventando quasi degli esseri cibernetici, gli uomini bionici, no? E due anni fa, anche perché io sono dentista, quindi ci sono anche delle ricadute in campo odontoiatrico, è una formazione comunque medica, e ho lavorato per due anni all'interno dello STOA al Parlamento Europeo, che è lo Science and Technology Option Assessment del Parlamento Europeo. Che cos'è? È un panel di incontro tra ricercatori e quindi frontiere scientifiche e tecnologiche e legislatori, perché chiaramente la legislazione deve evolvere in rapporto alla tecnologia. Noi viviamo in tempi di evoluzione tecnologica esponenziale, dove il processo democratico, che comporta dei tempi, stenta a essere al passo con l'evoluzione tecnologica. Tutt'oggi, a più di 20 anni dall'avvento nelle case di molti di internet, vi sono dei problemi, per esempio, di privacy, di gestione della responsabilità, dei contenuti multimediali. Ancora navighiamo un po', zoppichiamo in questo mare di internet che già esiste da molto tempo, figuriamoci se non si comincia a pensare alla legislazione con delle implicazioni di tipo etica di questo tipo. E questo studio uscirà a breve, questa è una bozza che io ho come, diciamo, MEP ispirante, membro del Parlamento Europeo ispirante, e uscirà probabilmente in maniera pubblica a settembre, e essendo io italiano sono riuscito a mettere, avviare anche la traduzione in italiano di questo studio, che comunque è anche abbastanza corposo, e poi magari presenterò la prossima edizione di Ecofuturo. Andiamo avanti. Abbiamo parlato di tessuti, ma anche di Davis medicali. E conosceranno la possibilità e anche l'economicità della stampa in 3D di protesi a basso costo. Cose che prima costavano cifre blu, ora possono quasi essere stampate direttamente in casa dal portatore di protesi, e vi sono anche una serie di progetti in Creative Commons, in open source, che possono essere scaricati e adattati. Quindi dei vantaggi a livello medico molto molto interessanti. Qui ho portato un esempio che deriva dalla mia professione, che è una cosa che a me mi mandava in bestia. Allora, questo coso qui che vedete, dal prezzo di 72 euro la coppia, è un semplice portalastra per cure canalari che si rompe, e 72 euro per un pezzo di plastica che pesa qualche grammo. Andiamo avanti. Allora, io ho disegnato una cosa del genere in CAD, non l'ho copiato, se ci mi sta sentendo la ditta, non è uguale. Quindi.
e l'ho stampato avanti. Ecco, questo è quello a fianco, il pezzo usurato dalle sterilizzazioni continue, che con quel prezzo, insomma, uno cerca di portarlo a fine ciclo vita. Vedete, si è rotto lì a destra, e questo è il pezzo avanti, pezzo singolo 36 euro più IVA, l'altro pezzo di materiale 0,17 euro, al punto che conviene usare il monouso, cioè non conviene nemmeno più sterilizzarlo, si riducono le contaminazioni crociate, e stampabile in bioplastica. Siamo contrari, però in campo medico l'usa e getta è una grande cosa, infatti mi è stato chiesto di emendare a favore dell'usa e getta la nuova normativa direttiva per la plastica, io mi sono opposto, l'unica parte dove farò una battaglia per mantenere l'usa e getta sono i medicali, se no torniamo a bollire le siringhe, insomma bisogna essere a volte saggi nel, no? Però comunque il materiale può essere stampato anche in plastica, in plastica bio, che però non regge l'autoclave, ma vi sono altri tipi di plastica che possono essere sterilizzati. Avanti. Pezzi di cambio, ecco, torniamo all'economia circolare, la catena del valore, l'aumento del ciclo di vita degli oggetti. Questi sono degli esempi di ricambi casalinghi, quindi passiamo dalla visione alla stampa di 3D tessuti organi fino alla vita quotidiana. Lì c'è una manopola per gas che io volutamente ho fatto a fiorellino un po' irregolare. E quello al centro, quel bicchierino, è il galleggiante di un demodificatore che ha oltre 10 anni di vita. Avevo la stampante in un piccolo paesino del Cilento, piuttosto che aspettare un camion, ordinare un pezzo e pagarlo 20 euro, ho preso un calibro elettronico, me lo sono ridisegnato al CAD, l'ho stampato, l'ho inserito e tra l'altro ho anche modificato il progetto originale, che chiaramente aveva dei punti di fragilità probabilmente studiati apposta, perché si rompeva in continuazione, e infatti il pezzo originale si rompeva ogni 6 mesi, questo sta lì almeno da 3-4 anni. Poi lì sotto c'è un oggetto strano che non è un dildo, avanti, questo, avanti, questo è stampato in ABS, avanti, avanti, è il manico di una falciatrice elettrica di 15 anni che stava buttata in giardino al cavernone degli attrezzi, anche lì volutamente i manici che comandano la falciatrice erano fatti in maniera da rompersi dopo un determinato numero di cicli, l'ho stampato in ABS pieni e sono molto più resistenti gli originali. Ecco, questa è un'altra cosa un po' particolare, e lì si va sul restauro quasi, su quello che è l'artigianato digitale, c'è una nuova forma di artigianato che unisce le conoscenze del passato con le nuove tecnologie. C'è la chiave del portone secolare di mia moglie, cioè una chiave irriproducibile. Mi sono preso la briga di, col calibro, si può anche scansionare, però non avevo lo scanner, col calibro di prendere le misure dei vari dentini, avanti. Questa è la chiave originale, avanti. Questa è l'immagine in CAD, che tra l'altro anche artisticamente tutto il reticolo del file è anche affascinante, sembra un disegno a china di un architetto, ma l'ha fatto il computer, non io. Questa è la stampa in 3D, in questo caso in resina calcinabile, quindi poi la chiave è stata fusa a cera persa. Essendo dentista, avendo il cugino odontotecnico, l'abbiamo fusa in cromo cobalto, che è il materiale per gli scheletrati, per le protesi, che tra l'altro fonde a circa 1400 gradi. Probabilmente questa chiave durerà qualche secolo, perché insomma forse resiste pure alle esplosioni nucleari. Pesa l'ira di Dio e l'abbiamo volutamente lasciata così, se vi devo raccontare ha funzionato, sì, però ha aperto una volta, perché poi essendo un perfezionista come al solito c'era un puntino che non era abbastanza brunito, vabbè, però insomma allora io mi era stato detto che avevo un po' più di tempo, avevo dei video, magari no, magari li non li proietto tutti, però ecco, diciamo che credo che possano comunque essere interessanti. Ah, ok. Navigare a 100 watt.
No, ma sono loro che... Non parte? Io lo sapevo che con Windows non mi dovevo fidare. Chi è che dirige? Chi è Ferrari? Eh? Ferrari che non dirige, no Windows. Allora, fermate un attimo il video, spiego un attimo che cos'è. Non lo proiettiamo tutto perché insomma poi non vi voglio tediare. Vabbè, allora, stampa 3D è nata per la prototipizzazione, quindi per la creazione di prototipi prima di avviare la produzione industriale, e tuttora viene utilizzata in questa maniera, ma può anche essere utilizzata nel momento in cui un normale cittadino ha un'idea, vi immaginate prima realizzarla, ma anche fare una cosa proprio scema come può essere un gancio per l'armadio che si è rotto, cioè, era proprio un altro, mettere lì con la plastilina. Allora io volevo provare a mandare avanti un catamarano gonfiabile solo energia solare, e dice che c'entra la stampa 3D. C'entra perché ho usato dei pezzi già sul mercato, ma dovevo comunque adattare, quindi creare dei connettori di silicone o comunque dei telai per sostenere i pannelli flessibili, e l'ho fatto. Parte? Ok. L'audio? L'audio è importante, è vero che ci stanno i... se possibile l'audio. No. Allora gli altri non li possiamo vedere perché questo ha i sottotitoli. Comunque, ecco, questo è il, diciamo, il deputato europeo della Commissione Industria nel pieno delle sue funzioni. Perché... la politica non credo che sia fatta solamente di parole o di leggi, a volte bisogna anche provare a sperimentare, a sporcarsi le mani in una maniera diversa, e quindi abbiamo realizzato questo catamarano nel mio ufficio locale di Roma, che in realtà sono degli uffici che gli europarlamentari hanno a disposizione per incontrare comunque portatori di interesse, per fare eventi. Noi abbiamo, oltre a fare questo, abbiamo creato anche un piccolo fab lab semi permanente, proprio visto che la stampa 3D è sponsorizzata dalla Commissione Europea ed è considerata una delle tecnologie più importanti per quanto riguarda la crescita economica, anche se crescita è una brutta parola per certi versi. Quindi io ho disegnato personalmente i connettori con un CAD online semplicissimo che usano i bambini cinesi a scuola elementari, e l'abbiamo stampati, abbiamo creato una valigetta con i pezzi del pannello fotovoltaico, e la panda non è stata stampata in 3D, è nata proprio così. Eh? No, quella è carrozzeria Moretti, ne sono rimaste pochissime. Vabbè, qui c'è tutto il pippone istituzionale, andiamo avanti così si vede il catamarano in funzione. Vai un pochino avanti, ecco, qui già c'è al minuto 3:48. Un po' più avanti, vabbè, questo è un montaggio perché poi abbiamo tante altre cose da dire. Sì, ma cioè, far vedere che va avanti. Pesa 35 kg, porta 4 persone, ha una velocità di 5 nodi e che è la velocità massima consentita nella riserva marina della Masseta nel Cilento, e solamente energia solare. Tra le 11 del pomeriggio di estate e le 15 solamente energia solare spinge il motore senza utilizzare le batterie, perché ci sono delle batterie, a circa 2 nodi, che è comunque una velocità di crociera. Nel momento di sosta le batterie si ricaricano, quindi durante il viaggio, se c'è il sole, se si va piano, si usa solamente energia solare, e quello è, diciamo, il concetto, cosa si può fare con 100 watt di energia. Noi pensiamo che 100 watt di energia le colleghiamo a una lampadina incandescenza tradizionale, pensiamo che sia poca energia, ebbene quei 100 watt spostano un'imbarcazione con 3-4 persone a bordo alla velocità di 2 nodi, che comunque per andare in vacanza è una cosa possibile. E direi che possiamo passare ad altro. Ci si può fare anche una cosa che mi hai raccontato l'altro giorno.
questa cosa mi spaventa. Le scialuppe di salvataggio delle navi. No, non te l'ho detta io questa cosa, forse è un'idea di qualcun altro, però ci si può ragionare sopra. Potrebbe. È vero, ne parlavo con altre persone, ma è evidente che questo è un elemento di sicurezza quando finisce qualsiasi forma di gasolio di alimentazione nelle scialuppe di salvataggio che portano una barca di gente, se hai fotovoltaico, devi dire che ci muori lì. Mi è successo, racconto due episodi. Un episodio è che la batteria era finita, ho lasciato in carica la batteria a circa 10 miglia di distanza dal porto, e un mio amico si è tuffato, ha staccato, quindi sono rimasto senza batterie. Sono tornato a un nodo, non tutte le 10 miglia, però l'ultima parte l'ho fatta a un nodo tenendo il pannello così tipo vela orientato verso il tramonto e sono tornato a casa. Un'altra volta l'anno scorso la cosa più divertente è che c'era un motoscafo con 40 cavalli col motore endotermico a scoppio che si è fuso fumata nera davanti a me e l'ho trainato con quel trabiccolo là, l'ho portato a casa perché non avevo bisogno di carburante. No, torniamo alla presentazione. Conviene lasciarla aperta forse, tanto la presentazione in sé senza video è abbastanza leggera. Avanti. Ok, torniamo indietro. Allora, questo è un affare strano. Allora, questo attrezzo qui, allora che è successo? Noi facciamo periodicamente anche dei corsi di formazione sulla stampa 3D, quello era il primo corso dove anche io ho imparato a stampare in 3D insieme ad altri attivisti, comuni cittadini, di corsi gratuiti. E il corso era di autocostruzione di una stampante in open source, è durato il sabato e la domenica. Alla fine della domenica noi avevamo una montagna di caffè. Siccome in precedenza ho fatto altre questioni relative al compostaggio del caffè, quindi sapevo che era possibile compostare il caffè utilizzando i lombrichi che si usano nel compost, di Yesenia fetida, ho detto vabbè, chissà se i lombrichi sopravvivono in un posto piccolo, proviamo. E quindi ho disegnato questo attrezzo qua, che è un semplice bidoncino con delle gratine, con un raccoglitore per comunque il percolato sotto. Allora, questo attrezzo funziona. Il primo modello è stato fatto 3 anni fa e i lombrichi non solo sopravvivono ma si riproducono. Quindi io ne ho uno in azione che si è distrutto proprio oggi per il sole dentro lo stand. Quindi i lombrichi che sono 3 anni che vivevano nel Parlamento Europeo dentro al compostatore sono morti qui a Padova. Questo ci dice quanto freddo fa Bruxelles. No, è che comunque io l'ho chiamato il Tamagotchi dell'energia circolare, chiaramente non è che risolviamo il problema dei rifiuti, ma questo è un ottimo strumento didattico, perché i bambini impazziscono di fronte a una cosa del genere, quando gli spieghi il processo naturale della trasformazione, se sono bambini normali, senza particolari traumi indotti dai genitori, non si schifano dei lombrichi, anzi sono un po' appassionati, se gli spieghi anche la funzione che hanno questi meravigliosi vermetti. Poi ne ho costruito anche uno più grande e lo stiamo sperimentando per compostare l'umido. Perché qual è il principio? Il principio è che noi abbiamo comunque un problema culturale su alcune questioni come rifiuti, lombriche. Poi c'è una cosa che io non mi spiego, soprattutto da italiano. I cestini per la raccolta differenziata per l'umido sono brutti. Sono brutti come la fame, sono marrone o verdastro. Sembrano sprogettati da un design sovietico degli anni 50 con quelle grade, quando poi diventano parte a volte delle nostre cucine. Allora magari spendiamo 20.000 euro per le maioliche di vetri sulla cucina e poi ci mettiamo quei bidoni brutti nelle cucine degli italiani, quando basterebbe un po' di creatività per creare dei cestini che siano colorati, che ci siano i pupazzetti, insomma un pochino di creatività che stiamo perdendo. Cioè ci abituiamo a determinate cose brutte quando
un produttore potrebbe fare bingo vendendo cestini per la raccolta differenziata per l'umido, con vari colori, varie forme. Quindi questa fondamentalmente è un esperimento, una provocazione, è, diciamo, la sintesi di più tecnologie e anche di visioni, perché qui c'è il principio dell'economia circolare, può essere uno strumento didattico, e c'è la nuova tecnologia come la prototipizzazione rapida, c'è la bioplastica, perché questo è stampato in bioplastica, quindi teoricamente è plastica compostabile, ed è un po' una sintesi. Andiamo avanti, infatti sta nell'ufficio di Zero Waste Europe, chiaramente è personalizzabile, avanti avanti, questi sono i vari pezzi, i file sono in Creative Commons, questa è la scatola di montaggio, ci sono delle versioni coi piedini per rendere più simpatiche ai bambini. Andiamo avanti. E lì c'era un altro video, però adesso magari diciamo che provocatoriamente ho regalato questo compostatore in un evento sull'economia circolare al commissario Vella, che è il ministro dell'ambiente, chiamiamolo così, dell'Unione Europea. Insomma, inizialmente mi guardava come un pazzo scatenato, poi ha capito che effettivamente c'era un po' di follia italica dietro, lui è maltese, ha comunque apprezzato il regalo e se lo tiene nel suo ufficio. E in quanto a didattica, ecco, io come papà di una bambina di 8 mesi mi sono messo a disegnare giocattoli nel tempo libero, e la bambina non lo sa, però sono quelli che piacciono di più, va a capire com'è. Eppure lì si apre un'altra via per avviare le nuove generazioni a quella che è la progettazione digitale. Che cosa c'è di meglio che magari ideare, disegnare e stampare dei giocattoli insieme? Ce l'ho qui, anche le palline sono stampate in 3D, e vabbè, questa l'ho disegnata per stimolare la prensilità delle manine, quindi c'è anche proprio un ragionamento di tipo pedagogico dietro. E cinque, tanto ci siamo. Il suono, il tatto, il riconoscimento delle forme geometriche, e sembrerebbe che comunque sia apprezzata. Andiamo avanti, avanti, avanti. Questo è il video dei bimbi, vediamo, ecco, vediamo i bambini come di fronte a un attrezzo di questo tipo, che magari, no, come reagiscono. E carichiamo il video dei bimbi. Dura 2 minuti, poi c'ho le conclusioni, quindi siamo nei tempi. Senza audio. Sì, però è l'importante, il discorso dei lombrichi ne abbiamo già parlato, però l'importante è vedere la reazione dei bambini. Ma se non c'è l'audio, non la reazione dei bambini. Niente, no, è bene. Pazienza. No, non è dentro la presentazione, l'abbiamo messo fuori apposta per evitare questi problemi, però comunque il fatto sta che i bambini erano affascinati, quindi delle menti, diciamo, vergini, non ancora sono recettive ai principi della natura e chiaramente le nuove tecnologie. E poi noi abbiamo comunque di fronte un problema educativo. I bambini cinesi hanno nelle loro scuole stampanti costosissime, imparano a disegnare in 3D, quindi il loro cervello, proprio le connessioni corticali in tenera età si sviluppano con l'idea del disegno in 3D. Cioè, noi a volte abbiamo la difficoltà a raffigurare degli oggetti in 3D, a idearli in 3D e riportarli. Noi chiaramente in Europa, ma ancor più in Italia, abbiamo e avremo un gap di skill, di capacità, se non lavoriamo su rivedere il modello dell'istruzione, che non significa buttare nel cestino tutta la tradizione e la eredità di quello che è l'umanesimo, quindi la cultura classica, ma riusciamo a integrare nei programmi scolastici anche la formazione a quella che è
diciamo, la digitalizzazione e le nuove tecnologie, sicuramente avremo dei bambini, dei figli che saranno in grado di competere sul mercato del lavoro globale. Perché ho detto di non buttare nel cestino però la cultura umanistica? Perché è la fusione tra il vecchio e il nuovo, come diciamo anche un po' il filo conduttore di Ecofuturo, no? Quando si parla di digestato e si simula l'intestino di una mucca, stiamo unendo un qualcosa di antichissimo con delle nuove tecnologie. E siccome il mondo del lavoro cambierà molto rapidamente, i lavori scompariranno non più nell'arco di una generazione, ma scompariranno e nasceranno nuovi lavori nel corso dei 5-10 anni. Avere una formazione di tipo umanistico classico unita a delle competenze di tipo tecnologico e digitale permette di affrontare meglio quelli che sono i cambiamenti del mercato del lavoro. Non esisterà più o solamente in minima parte colui che fa uno studio per un determinato lavoro e farà quello per il resto della vita. Questa è una prospettiva che non ci sarà più. Quindi, più che pensare a una istruzione super specializzata, qual è stata la tendenza degli anni passati, è opportuno pensare a un'istruzione che sia più flessibile e più capace di affrontare i cambiamenti, cosa che ci dà la formazione classica, senza dimenticare che però viviamo in un mondo che viene trasportato dai cambiamenti tecnologici. Grazie. Grazie. Grazie all'onorevole Dario Tamburrano. Anche per questa carrellata molto ampia, diciamo, su questa tecnologia e le sue conseguenze, sulle conseguenze. Mi fido che funziona. E invece i gadget vanno lasciati al futuro, yes. E si sono spogliati tutti. I gadget vanno lasciati sotto forma di file open source che uno può stampare, tutti quanti possono stamparsi. Torniamo a parlare di CO2. Una battuta, se posso. Dunque, innanzitutto grazie a Dario per essere venuto, essere stato con noi 2 giorni e aver aperto il Ecofuturo Festival e poi averci ospitato per il secondo anno al Parlamento Europeo. Noi domani sera, domani pomeriggio, consegniamo le petizioni su cui tu hai già vinto al Parlamento per vedere se le facciamo muovere in Italia. Sul 3D resta aperto lo stand, ahimè molto caldo, abbiamo la zona fatta elettronica creata apposta da Fondazione Fenice, c'ha un piccolo errore di calcolo quando si sperimentano usando il vetro in quel caso e non il legno, non sempre il vetro ti dà retta come si deve, però ci si prova. Saranno esposte fino a domenica stampanti 3D e corsi di formazione anche per bambini e vi potete anche divertire anche voi con le penne 3D, e ci sono comunque 2 stampanti 3D in funzione per fare per prendere contatto. Ci sarà un workshop anche e un altro intervento sempre in questa direzione. Su questa storia ovviamente ti invitiamo a fornirci il massimo delle indicazioni, a te ovviamente, Andrea Panella e agli altri del gruppo che non sto a nominare. Abbiamo creato un sito che è staccato dal sito. Per quanto riguarda la divulgazione delle informazioni, essendo Dario Tamburrano un rappresentante politico, abbiamo creato dei siti marginali specifico per i prototipi. Quindi l'ombricolage.eu, ci sono i file da scaricare, racchiude i prototipi e diamo la possibilità a chi lo richiede di inviamo i file sia della lampada Elmo, del progetto Elmo, che domani ne parlerà Riffing, perché quello si collega a un altro tipo di argomentazione che è l'illuminazione nei paesi in via di sviluppo dove non hanno la luce. C'è tutto un discorso per quanto riguarda il CERN. Non so se abbiamo tempo per il progetto Elmo, ma abbiamo superato. No, penso. Io ne ho parlato chi è venuto a trovarci allo stand prima che si degradasse. Il mio segnale era
Il segnale è che noi mettiamo a disposizione tutti i progetti, e se non sono progetti commerciali, quindi noi diamo tutti quanti i modelli open source a chi richiede, diamo i file in 3D per poterli stampare, e chi vuole può partecipare. Se vi iscrivete alla newsletter di Dario, quando noi creiamo corsi, mandiamo sempre l'invito a tutti, chi vuole può partecipare ai corsi, e marginalmente poi cresce a livello informativo, si può, cerchiamo di stimolare la curiosità più che insegnare una cosa finita, cioè imparare ad imparare è la cosa principale. Dopo una riflessione brevissima, allora noi ci attenzione a meravigliarci delle evoluzioni tecnologiche, per esempio la stampa 3D, che è una cosa straordinaria. Ma ricordiamoci che il mondo è stampato in 3D in forma autonoma da milioni di anni. Un pezzo di legno è autostampato in 3D con un codice genetico, prendendo l'energia rinnovabile solare, la stocca e forma un materiale da costruzione e uno stoccaggio energetico. Quindi bella l'evoluzione tecnologica dell'uomo, ma non ci dimentichiamo che c'è un qualcosa, un qualcuno che esiste da più tempo e che fa sicuramente meglio di noi. Grazie. www.lombricolage.eu, giusto? Bene, allora parliamo adesso di, torniamo di, a parlare di energie e CO2 con la pirolisi ad alta efficienza. Invito Giuseppe Bartolini, Legno Energia. Non è arrivato? Avevo capito che era già arrivato. Va bene, allora parliamo di fotovoltaico, rimaniamo sempre nel campo dell'energia e invito a parlare, qual è il punto della situazione del fotovoltaico, ne parliamo con QCell, con Alessandro Solagna che ci parlerà appunto del fotovoltaico per uscire dall'energia fossile. Anche a lui diamo 15 minuti, questo è il microfono e se si vuole accomodarsi, se no, questo, e questo è il puntato. Sto in piedi, che va bene. Grazie. Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie a Ecofuturo di ospitarci, grazie a PM Service, il nostro partner, per averci voluto qua. Cominciamo da zero, insomma. Cosa è successo in questi anni? Il fotovoltaico è entrato un po' a far parte della nostra vita quotidiana, come sappiamo, no? E è accaduto che domenica 6 giugno, per 2 ore, l'Italia non ha bruciato nessun tipo di fossile per produrre energia elettrica. Si è ripetuta una cosa analoga il 21 maggio 2017, perché non è accaduto nel 2014, 15 e 16? Semplice, ogni anno l'Italia incrementa di minimo il 6% i consumi di energia elettrica e non stiamo al passo con l'installazione di impianti rinnovabili, quindi abbiamo questo gap, questo piccolo gap con la rete elettrica nazionale. Quindi questo è il punto zero, quello che è l'inizio di un grande cambiamento. Cambiamento del paradigma energetico. Prima producevamo energia elettrica bruciando petrolio, continuiamo a farlo perché non siamo del tutto autosufficienti, bruciando petrolio, bruciando gas, bruciando carbone, tutto quello che è bruciabile lo bruciamo e facciamo energia elettrica per accendere le luci di casa nostra e quant'altro, le aziende e così. In questo modo cosa facciamo? Noi emettiamo nell'aria CO2 prima di tutto e emettiamo nell'aria anche tante particelle tossiche di tutti i tipi, io non sono un esperto ma un po' di tutti i tipi. Questo, l'evoluzione dove sarà? Dove stiamo arrivando adesso? Ma è capitato per osmosi, non era questo il progetto principale. Si è creato questo, stiamo andando verso una smart grid, quello che viene definita smart grid o generazione distribuita, cioè tante persone hanno deciso di installare sul proprio tetto, o tante aziende, di installare sul proprio tetto moduli fotovoltaici, produzione da fotoni di luce del nostro sole. Cosa succede? Succede che c'è un continuo interscambio di energia tra queste abitazioni, tra le aziende, tra gli utenti che non hanno il fotovoltaico installato, e quindi cominciamo a parlare di generazione distribuita, cosa che non era stata contemplata all'inizio. Poi l'avvento delle batterie al litio, per accumulare l'eccesso del fotovoltaico, perché consideriamo che il fotovoltaico produce molta più energia di quanto ne abbiamo bisogno, ma a volte nel momento sbagliato, questo dobbiamo dire, no? Ha fatto sì che questo cominciasse a diventare realtà, ma da sola, cioè nessuno l'aveva calcolato all'inizio, 5 anni fa nessuno ci pensava a questa cosa, e quindi andiamo verso questa situazione, si è creata, che
la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile, da fotovoltaico principalmente, di quello che mi occupo io, è diventata quasi più economica delle principali fonti. Quindi abbiamo superato quello che era l'utopia nel 2010, mercato che andava incentivato perché non aveva senso che si producesse energia in quel modo, perché costava troppo e rendeva poco. Adesso siamo arrivati a un punto di pareggio, siamo come le altre fonti rinnovabili, quindi si è entrati tra le fonti che, di energia elettrica principali, insomma, quindi si è arrivato a un punto più o meno di pareggio. Non sto a stressarvi con i numeri, vi dico solo proprio quello che è il dato. A differenza delle altre fonti, cos'ha il fotovoltaico, ma a differenza anche dell'eolico, che è un'altra fonte rinnovabile, che è inesauribile, è rinnovabile, quindi per principio inesauribile, è affidabile, cioè non ha bisogno di manutenzione, il pannello lo metti, l'inverter lo metti, comunica via internet i suoi problemi e nel caso li vai a intervenire, ma non, lo lasci lì, non hai bisogno di continua manutenzione. Non ha nessun rumore, non ha nemmeno un inquinamento acustico, quindi si può installare ovunque, anche nelle zone dove il rumore deve essere limitato. Si presta al contesto urbano, perché noi lo vediamo solo sui tetti, non lo vediamo davanti a noi, noi lo vediamo solo da un aereo eventualmente, il fotovoltaico, non ce l'abbiamo sotto gli occhi. L'avvento della generazione distribuita ha fatto in modo che fosse messo su tutte le nostre abitazioni, quindi non abbiamo necessità di fare grandissimi parchi per poi dopo andare a prelevare l'energia lì, quindi non ce l'abbiamo sott'occhio, ha un impatto anche visivo poco elevato, non ha bisogno di manutenzione principalmente, pochissima manutenzione, una volta l'anno lo si va a guardare, insomma. È modulare, lo si può espandere continuamente, lo si può ridurre e quindi non c'è nessun problema. Ormai lo sviluppo sta implementando, poi vi spiegherò anche come, la resa energetica sta aumentando tantissimo, si sta sviluppando per nuove materie prime oltre al silicio, quindi insomma si continua a evolvere e quindi non ha un'implicazione negativa, non la vediamo, chi la trova magari eventualmente ne possiamo parlare. Quindi insomma siamo, come dicevamo prima, un nuovo paradigma energetico, cioè è una rivoluzione, quello che c'è stato durante la rivoluzione industriale, si facevano le cose a mano, si è scoperto che bruciando carbone e vapore riuscivamo a non usare le mani e quindi si è cambiato e si è evoluti fondamentalmente, giustamente anche, insomma. Questo è un po' passo velocemente, sono numeri, cioè all'inizio era ad appannaggio dei grandi investitori fare fotovoltaico, facevano grandi impianti perché c'era l'incentivo, per si prendevano un sacco di soldi. Il tutto adesso ha cambiato, siamo alla quarta generazione, quindi il fotovoltaico è diventato di uso estremamente comune. Qui vi faccio un attimo vedere, per chi non lo sapesse, insomma una cosa velocissima, come funziona il fotovoltaico. Molto semplice, trasforma i fotoni di luce che arrivano dal sole in energia elettrica. Questo è un piccolo diagramma di come durante una giornata, a seconda dell'irraggiamento, cioè quanto il sole è alto nel cielo, la potenza emessa aumenta. Quindi è una fonte che non è programmabile, dipende dal sole, dipende dal sole. Questa è la pecca, ma che poi andiamo a vedere nelle prossime slide come è stata anche risolta. Un dato fondamentale buttato lì, un kilowattora ottenuto dal fotovoltaico autoconsumato risparmia un'emissione di 352,4 grammi di CO2 nell'aria. Un kilowattora è mezzo lavaggio di lavatrice, quindi noi sappiamo che 2 kilowattora prelevati da rete, da fonte fossile, 2 kilowattora, che è il lavaggio di una lavatrice, giusto per fare un esempio concreto, mi emetteranno 700 grammi, quasi un chilo di CO2, che se lo prendiamo in mano, un chilo di CO2 è un chilo di sabbia fondamentalmente che abbiamo nell'aria, e ad oggi il fotovoltaico ci fa risparmiare questo, quindi 2 kilowattora, che è una misura piccolissima se la vogliamo vedere, perché 2 kilowattora è mezz'ora di produzione di un fotovoltaico tradizionale di una casa, insomma, quindi parliamo di questo. Questo è invece un po' quello che è l'evoluzione attuale, quella che non avevamo considerato, cioè prendere quell'eccesso di energia, vedete questa campana gialla che è la produzione, e metterla in una batteria per utilizzarla in un secondo momento, no? Per andare a implementare ancora di più questo risparmio di CO2. Questo lo vediamo in una piccola scala, ma lo possiamo
ipotizzare, immaginare, se abbiamo un po' di immaginazione, su scala nazionale e magari integrato anche con le altre tecnologie, non solo il fotovoltaico ma anche l'eolico e anche magari l'idroelettrico, no? Su vasta scala. Ma non solo, lo possiamo immaginare anche, come parlava prima il collega, insieme alle auto elettriche. L'auto elettrica non dobbiamo vederla come un utilizzatore normale, dobbiamo vederla come un veicolo di interscambio di energia. La macchina elettrica ha delle batterie enormi. Il vehicle to grid sono progetti che adesso sono embrionali, poi esistono già, ma che aiuteranno la rete nel sopperire ai momenti della giornata dove c'è bisogno di energia elettrica. Quindi le useremo sicuramente come grande batteria che si muoverà in giro per le strade, insomma. Quindi vediamola come una risorsa, non solo perché non emetterà CO2 la macchina, ma anche proprio come stabilizzazione della rete elettrica, insomma. Scusate. Allora, sì, si è caricata la batteria al massimo, no, ho messo l'animazione così si capiva, insomma. Bene, noi come azienda qual è la nostra visione? Insomma, quello che cerchiamo tutti i giorni di fare, quello che cerchiamo tutti i giorni di riuscire a fare, creare un futuro davvero comunque sostenibile. E questo non è che si fa con le parole, si fa comunque con i fatti. Ci siamo dati una linea di prodotto per produrre il nostro prodotto. Deve avere livellato i costi con lo sviluppo tecnologico, cioè deve rendere tanto e costare poco, cosa che insomma non è facile, ma insomma in qualche modo un po' ci siamo riusciti, grazie a, comunque al fatto che abbiamo una ricerca e sviluppo di 200 persone circa e, in Germania, e una linea di produzione completamente integrata, cioè estraiamo il silicio dalle miniere e dalla terra e produciamo un modulo fotovoltaico alla fine dall'altra parte della fabbrica. Siamo riusciti comunque ad avere a cercare sempre il giusto balancing della cosa, quindi avere una gamma ovviamente di prodotti, vabbè, completa, ok, ma soprattutto creare delle tecnologie che sfruttassero a pieno e tutto quello che arriva dal nostro sole. Abbiamo creato una tecnologia che è quella che vedete nell'animazione 3D, che sfrutta anche il fotone di luce che non impatta immediatamente sulla cella, quindi sfrutta il fatto che questo fotone di luce potrà rimbalzare all'interno del modulo fotovoltaico, cioè tra il vetro che è antiriflesso, perché c'è un vetro sopra le celle fotovoltaiche, e la parte inferiore. Quindi il fotone di luce penetra all'interno, non esce più dal modulo fotovoltaico, continuerà a rimbalzare fino a quando sarà captato e trasformato in energia elettrica, insomma. Questo è stato, diciamo, il primo step qualche anno fa. Il motivo è molto semplice. Dobbiamo trasformare più energia possibile nel momento della giornata in cui l'energia è poca. Questo era l'obiettivo, insomma, a parte i prezzi, a parte tutto quanto. Questo era l'obiettivo. Con questo primo step ci siamo riusciti, abbiamo implementato. Come vedete, questo è un dato, l'ho messo in grafica, ma è un dato tecnico reale. Abbiamo implementato il 17% rendimento a basso irraggiamento, non il rendimento al picco della giornata, che lì non ne avevamo molto bisogno. Ne avevamo bisogno prima, anche per caricare prima le batterie, per rendere disponibile prima l'energia, no? Alla mattina subito, insomma, e alla sera anche tardi. Quindi siamo arrivati a una prestazione maggiore del 17% grazie a questo brevetto, che è la tecnologia Quantum, sul basso irraggiamento, insomma, sui momenti della giornata dove avevamo più bisogno ma rendeva meno, insomma. Però abbiamo voluto fare uno step successivo, abbiamo voluto togliere le perdite per calore, quindi abbiamo tagliato le celle, cosa che non è banale, siamo gli unici al mondo a tagliare le celle monocristalline, e abbiamo cambiato anche quello che sono quei filini che vedete all'interno, non volevo entrare nei tecnicismi, ma si chiamano bus bar, li abbiamo cambiati, abbiamo fatto evolvere ulteriormente la tecnologia, e come vedete, rispetto a un modulo standard che riflette una parte dei fotoni di luce, come vedete nell'immagine sotto sopra c'è la quinta generazione di celle, cioè celle che assorbono tutta la luce che arriva dal sole, insomma, quasi tutta. Cioè, vediamo che ci sono piccole zone di riflessione che poi speriamo un giorno di togliere anche quelle, però abbiamo già superato il livello, siamo alla quinta generazione di celle fotovoltaiche, stiamo parlando quindi già di sistemi che rendono intorno al 25% in più come trasformazione, non come potenza di targa, come trasformazione di energia elettrica,
rendono fino a un 25% in più di quello che vedevamo nel 2010, il grafichetto che vi ho fatto vedere all'inizio, che vedevamo nel 2010, 2011, insomma 2012. Quindi cosa abbiamo fatto? Siamo riusciti ad andare a alzare ancora questa campana, quindi aumentare ancora in quella fase della giornata e in, soprattutto in, in condizioni di temperatura molto elevate, perché voi dovete considerare una cosa, il modulo fotovoltaico più aumenta la temperatura meno lui rende, perché perde energia per effetto joule, per calore, no? Quindi anche lì si deve andare a intervenire, e queste sono le cose che noi cerchiamo tutti i giorni di fare, quello che vogliamo ottenere, insomma, fino alla fine. Con questo prodotto abbiamo ottenuto, ovviamente no, perché c'erano tanti altri, però abbiamo vinto l'Intersolar Award, che è l'Intersolar è la fiera più importante del mondo per quanto riguarda il settore solare, e è il premio, insomma, più ambito che sia che un produttore di moduli fotovoltaici può avere, per la tecnologia migliore e per il rendimento maggiore come trasformazione dell'energia. Questo, giusto farvi capire, tutte queste sono quello che noi tutti i giorni facciamo per garantire che il prodotto arrivi sano e salvo e che comunque non dia problemi nel futuro, perché il fotovoltaico deve essere installato sul tetto e uno deve dimenticare che esiste. Questo è l'obiettivo principale. Non deve far rumore, non ci avvertirà mai e continueremo ad avercelo sul nostro tetto senza che ci dia problemi, fondamentalmente. Vi ringrazio e sono arrivato alla fine precisissimo. Devo dire, grazie. Il più preciso nei tempi, complimenti. Sì, prego, c'è uno spazio per una domanda. Non si sente il microfono, quindi... Chiedo scusa. Allora, una domanda tecnica. Sulle zone marine ho notato queste dei pannelli della Kulsalel, praticamente rendono per riflesso della luce sull'acqua pari al più 15% dell'efficienza praticamente normale nell'entroterra. Io che vengo dal Salento, praticamente questa produzione le vedo sui sistemi monitoraggi, confermo quello che lei dice. La ringrazio, che insomma non sono solo parole, ma grazie. Anche qualcuno, grazie mille. Grazie. C'è un'altra domanda? Sì. Ma... questa cosa che il costo ha raggiunto questa parità rispetto ad altre cose contraddice quello che si vede, c'è una domanda in calo negli ultimi 3 anni di pannelli solari nel nostro paese. Sì, confermo, il mercato nel 2010 era maggiore perché era trainato dagli incentivi, quindi gli investitori finanziari che non guardavano minimamente le emissioni, non gli interessava assolutamente nulla, fossero state incentivate le centrali a petrolio, avrebbero investito lì, quindi è che quello era un investimento finanziario e quindi i volumi erano elevatissimi perché gli impianti erano giganti. Ora è diventato di uso comune, quindi si è rallentato perché per ogni unità di impianto il volume è diminuito, quindi in effetti il signore ha completamente ragione, si è passati da 6 gigawatt di materiale venduto nel 2010 a un mercato stabile degli ultimi 2 anni di 500 megawatt circa, quindi stiamo parlando di un 12esimo del mercato del 2010, però più distribuito. Prendiamo quest'ultima domanda, poi dobbiamo andare avanti. Va bene. Anche il segmento di clientela credo sia cambiato, no? Cioè, nel senso, adesso il mercato credo sia molto più riferito al residenziale piuttosto che al grande impianto magari fatto in grid parity, proprio perché, come diceva, non c'è una resa finanziaria che potrebbe attirare capitali, o sbaglio? Allora, attualmente con la questione, siamo arrivati al grid parity, ormai purtroppo, per fortuna, cominciano a ritornare investitori stranieri ma anche italiani, però fortunatamente ci si è protetti, non si possono più fare impianti a terra perché disturbano, nel senso non è una gran cosa, e si può solo fare impianti rooftop, sopra il tetto, quindi comunque devono avere una buona quota di autoconsumo diretto dell'utente sotto, e questo secondo me è un buon driver. Caleranno sicuramente, non schizzeranno ai vertici le vendite, e vabbè, però sicuramente avremo uno scopo nel farlo, mentre prima magari era solo finanza e non ci piace, insomma, vabbè, non piace. Va bene, grazie, grazie mille. Grazie Alessandro Soragna di Cussel. E invece torniamo ad un altro tema che
apparentemente distante dal tema energetico, che riguarda la CO2 ed è sempre la, diciamo, la, le politiche di prodotto, il ciclo di prodotto. Ci avviciniamo all'economia circolare. Ragioniamo di rifiuti con Francesco Girardi di Asa Tivoli, che invito qui al tavolo, e che ci parlerà di il suo titolo è: può diventare il ciclo dei rifiuti carbon negative? Cioè, può essere il ciclo dei rifiuti un aiuto per diminuire le emissioni in atmosfera? A lui, anche per lui, quarto d'ora. Prego. Buongiorno a tutti. Io chiedo ai miei fidi collaboratori di avvicinarmi, perché saranno anche loro, daranno anche loro una testimonianza del lavoro svolto dal volontariato ambientale che a Tivoli abbiamo attivato in questi primi quasi 4 anni di svolta energetica, perché in effetti di questo si parla. Parliamo di oltre 30.000 tonnellate l'anno di materiali che post consumo, quindi che hanno svolto dopo essere stati prodotti e quindi dopo aver incarnato la loro anima energetica, l'energia grigia, hanno svolto anche delle funzioni e poi sono diventati dei rifiuti che venivano in maniera un po' sconsiderata smaltiti e invece da alcuni anni sono oggetto di rivalutazione e invio alle filiere del riciclo e del recupero. E io innanzitutto ringrazio la Fenice e Eco Futuro Festival, Fabio Roggiolani, Jacopo, Fo, Dotti e Sauro e tutti quanti. È il secondo anno che mi invitano qui e noi siamo tra gli sponsor della manifestazione, credo l'unica azienda pubblica, non so se anche altri comuni quest'anno hanno sponsorizzato e sostenuto, noi siamo la ASA di Tivoli, la municipalizzata del comune di Tivoli. E le prime slide parlano della situazione iniziale di profonda sofferenza, un'emergenza di rifiuti, poi lascerò la parola per pochi minuti a Marco Dionisi e Fabio Falcone per dare un loro accenno alle loro impressioni sull'emergenza dei rifiuti grazie al supporto del volontariato ambientale superata. E poi anche io sono stato oggetto di una domanda precisa che Ecofuturo mi ha fatto: riesci a fare un bilancio ambientale, in particolare con un focus sulla CO2 risparmiata, o il bilancio in negativo delle tue attività di raccolta trasformate rispetto alle modalità di raccolta iniziali? E quindi ho provato a dare risposta anche a questo. Quindi da dove si è partiti? Avvio raccolte differenziate tra il novembre 2014 e il gennaio 2015. Tivoli era al 12% di raccolta differenziata. Non parliamo, ripeto, del 2004 o del 1994, ma del 2015. Ecco, quindi alle porte di Roma c'erano comuni, che e ancora oggi ce ne sono alcuni, che erano a quelle percentuali. E la percentuale di raccolta differenziata bassissima si affiancava a dei costi della Tari allucinanti, che arrivavano a 230 euro per abitante pro capite anno, quindi tra i più alti della regione Lazio. E queste poi erano le immagini e gli articoli che venivano fatti quotidianamente: emergenza rifiuti a Tivoli, riparte la raccolta ma per le strade ancora caos. Quindi un servizio di nettezza urbana che di fatto non riusciva, seppur aprendo i cantieri alle 3:30 del mattino con 10 e oltre autocompattatori tre assi e oltre il 40% del personale operativo impiegato, non si riusciva a far fronte a questa ingente mole di rifiuti in ogni angolo della città e delle periferie abbancata. Si contavano circa 15 discariche nel perimetro cittadino. Guardate questa qui,
questa si è formata in una via in pieno centro storico, in uno dei tanti stop dell'ASA, della raccolta, dovuta un po' a malfunzionamenti dei mezzi, un po' alla chiusura dei siti di discariche, oggetto spesso di inchieste, di indagini, chiusure operate dalla Procura della Repubblica per varie il monopolio, si è parlato per tanti anni di monopolio delle discariche in provincia di Roma. E quindi abbiamo avviato una attività di sensibilizzazione della cittadinanza che è assuefatta a questo degrado diffuso pluriennale garantito negli anni dalle passate amministrazioni comunali, dalle passate dirigenze aziendali per scelte precise. Leggevamo nei piani finanziari e nei bilanci dell'azienda capoversi interi in grassetto in cui si diceva che la raccolta differenziata non conveniva, se non da un punto di vista ambientale, ecco, questo ci veniva concesso, e che dunque valeva la pena aspettare l'apertura di una nuova discarica perché si smaltiva a 90 euro a tonnellata e dunque si sarebbe ripreso a raccogliere quelle montagne di rifiuti non appena il monopolista di turno ci concedeva una tariffa bassa. E questo scritto e avallato in consiglio comunale dai sindaci di tutti i resti. E noi abbiamo cominciato a dire ai cittadini: guarda, è cambiata la situazione, proviamo a salvare questa azienda che aveva accumulato oltre 20 milioni di debiti dal 2006 al 2013. E al mio arrivo, come manager pro tempore dell'azienda, aveva ristrutturato questo debito da sanare entro 7 anni. Ecco, quindi di fatto oggi noi siamo a meno di 4 milioni e l'abbiamo già quasi pagati tutti questi debiti. Abbiamo ricominciato a riconsegnare il pattume perduto dai cittadini che, un po' scoraggiati, un po' sfidanti il comune, lo abbandonavano in ogni dove, anche in pieno centro storico, anche di giorno, raccogliendo i sacchi e trovando dentro delle tracce, oltre che comminare sanzioni, lo abbiamo riportato a casa con stretta di mano, la mano sinistra il sacco, la mano destra la multa e il sorriso beffardino. Vedete, anche io molti li ho invitati in azienda e gli ho fatto una foto nascondendo magari il viso e almeno l'abbiamo trovato in un lato ludico, ma questo è servito tanto per fare sensibilizzazione. Il centro storico di fatto non si è più abbandonato neanche un sacco perché si sapeva che poi li avremmo prima o poi scovati e invitati a ritirarli, anche magari non dicendo che dovevano venire a ritirare il loro sacco, altrimenti sarebbero venuti. Abbiamo detto c'è del materiale suo, oggetto di violazione della privacy, non possiamo dire di che si tratta, e queste sono le attività subito avviate. La videosorveglianza. Grazie alla CONGEAV, che è un'associazione di volontariato su cui lo Stato ha poco puntato in questi anni, io spero, c'era Dario Tamburrano prima, e spero che il nuovo governo cerchi di implementare la possibilità di azione. Il volontariato, che non è da assurgere purtroppo ai connotati veri e propri di lavoro, non hanno le tutele di un vero lavoratore né le corresponsioni economiche, però insomma, se lo Stato consentisse di poter pagare più di 2,50 euro l'ora un volontario ambientale o comunque volontariato per la sicurezza, loro per il comune di Tivoli svolgono tante altre attività, gli darò tra poco la parola per pochi minuti e loro potranno anche dire cosa altro fanno. Ecco, noi ci abbiamo puntato, abbiamo fatto dei bandi pubblici per trovare questa schiera di concittadini che per noi eseguissero controllo e presidio del territorio affinché si sgomberasse prima di tutto dai migranti del rifiuto provenienti dai comuni limitrofi e che si facevano belli con le loro percentuali di raccolte differenziate perché venivano a sversare sul nostro territorio, dove ancora ci si ostinava a non far partire alcuna iniziativa di raccolta differenziata, sia essa stradale, sia essa porta a porta. E la credibilità e l'efficacia delle nostre azioni hanno poi consentito anche delle piccole magie, perché le discariche che si accumulavano in alcuni anfratti della città magicamente iniziavano a sparire da sole, sapendo che saremmo andati prima della bonifica a cercare tracce all'interno dei cumuli. Questo è un articolo in cui si dice la discarica abusiva sparisce nel nulla e il giornalista ha deciso di dare, ecco, quelle sono le guardie ambientali che vanno lì e con profonda meraviglia trovano il luogo oggetto di discarica il giorno prima, a noi segnalato, il giorno dopo svuotata. Quindi l'efficacia
è strettamente collegata alla credibilità del servizio pubblico. Abbiamo spento la nostra terra dei fuochi, la più importante della provincia di Roma, la più importante di tutta Italia. Pensate che a Tivoli c'era il campo rom più grande d'Italia, oltre 500 presenze di abusivi occupavano in baracche di legno questo campo, e erano detti da un'economia grigia, che è quella che anche Legambiente ha tante volte descritto con dovizia di particolari, cioè quella dello smaltimento illecito di frigoriferi, lavastoviglie, e bruciavano gli pneumatici, bruciavano questi oggetti, rifiuti, per prendere altro metallo residuale dai circuiti stampati o dalle lamelle di rame che uscivano fuori da queste combustioni o dai pneumatici, quello che c'era. Ebbene, abbiamo compreso che andavano colpiti nel portafoglio, anche perché facevano fatiche ingenti per fare montagne di catasti di questi rifiuti, rischiando magari la galera appiccando l'ennesimo rogo per poi ricavare 200-300 euro. Allora noi, dopo l'ennesimo rogo, nella prima, non dimenticherò mai questa data, non si sono più avuti roghi tossici a Tivoli, mentre prima avvenivano quotidianamente, anche più volte al giorno, in questo campo rom. Perché insieme a questi due signori, la loro squadra e anche io siamo andati a letteralmente a rubargli il ferro, e quindi li abbiamo sfidati sul loro campo: fate pure tutto il lavoro per noi, bruciate pure, appena vediamo la fumarola veniamo con i nostri CR, facciamo irruzione nel campo e ci prendiamo tutto. Quel campo rom poi è stato anche sgomberato in modo pacifico, il sindaco ha avvicinato i capi rom, li ha fatti venire in comune, gli è stato anche pagato il viaggio di ritorno verso i loro paesi, quindi uno sgombero del tutto pacifico. Però noi prima ci siamo anticipati e abbiamo cominciato a danneggiarli nell'economia. Per questo cedo magari per pochi minuti a Marco Dionisi, che è il responsabile regionale della CONGEAV, uno dei responsabili del direttivo regionale, e il presidente CONGEAV Tivoli, qualche minuto per dare anche loro un contributo. Eh sì, buongiorno a tutti. Come diceva l'ingegnere, ci siamo attivati più che altro da cittadini, prima di tutto, del nostro territorio, che ci tenevamo a questo nuovo cambiamento della raccolta dei rifiuti, e abbiamo iniziato questa strategia di controlli più che altro destinati ai fuori comune, coloro che è un po' i turisti dei rifiuti, che approfittavano del nostro comune per poi conferire i propri rifiuti. Da qui queste attività, un'attività che poi l'ingegnere ci mostrerà, sono stati creati dei PCP. I PCP sono delle piazzole di conferimento presidiate, dove i cittadini venivano con i propri rifiuti, chi già differenziati, chi li differenziava al momento, trovando tutti i contenitori a disposizione, dal vetro, plastica, metalli. E da lì è iniziata, oltre a dare comunque un più rispetto alla raccolta differenziata, in quelle aree dove c'erano conferimenti massicci, irregolari, si è incominciato a gestire meglio tutti i rifiuti differenziati. E ci sono state attivate anche delle sanzioni, magari in questo, sono molto breve, passo la parola al Presidente. Buongiorno a tutti. Le sanzioni che abbiamo applicato per quanto riguarda i fuori comune erano principalmente educative, perché il comune di Tivoli è un comune di transito per tutti quei paesi dell'Alta Valle dell'Aniene che erano di passaggio, dove la differenziata era già partita e la raccolta era già partita, però non veniva effettuata perché comunque nelle zone limitrofe al territorio del comune la gente abbandonava, scaricava, e noi gli abbiamo fatto un lavoro di controllo e verifica effettiva del documento di appartenenza e residenza, se era del comune oppure no. Colpire la nostra teoria è stata quella di colpire soprattutto chi veniva da fuori, perché chi veniva da fuori era quello che faceva più danno alla città, e questo ci ha aiutato anche all'occhio della cittadinanza a far capire il nostro operato, perché sì, il bastone e la carota,
noi soprattutto sul nostro territorio abbiamo colpito pochissimo la cittadinanza, perché il cambiamento è stato recepito come una forzatura inizialmente. Adesso siamo arrivati circa al 70% della differenziata e la gente comunque ci ringrazia dell'operato che in questi 4 anni abbiamo fatto. E continuiamo a fare i controlli. I controlli sono a campione, soprattutto per il prodotto del secco non riciclabile, perché è ancora quello che ci dà il problema più grande. Però anche lì, con informazione e col contatto diretto con l'utenza, riusciamo a far di settimana in settimana a notare il cambiamento. Troviamo 10 sacchi, la settimana dopo il passaggio ne troviamo 5, la settimana ancora 2. E questo è il lavoro che facciamo, diciamo, meglio rispetto alla sanzione in sé per sé, perché le sanzioni, quelle che facciamo e quelle che abbiamo fatto ultimamente, riguardano soprattutto gente che viene da fuori, cioè abbandono di rifiuti sul nostro territorio da aziende che stanno a Roma, cioè fanno, che ne so, pulizia dentro una cantina, l'affidano a una ditta non autorizzata oppure al classico Robby Vecchi che passa col camioncino. E noi abbiamo trovato ultimamente documentazione, ma sacchi e sacchi di documentazione dove abbiamo potuto elevare la multa, sanzionare il proprietario e restituire quello che è stato buttato. E vengono e rimangono: ma io ho dato a quello, a quello, a quell'altro. La responsabilità oggettiva di chi incarica persone non autorizzate. Quello è adesso sul nostro territorio, è quello che si va a colpire. E poi del resto, la buona volontà di ogni cittadino, noi la notiamo, ripeto, tutti i giorni, che si rende conto che la città è più pulita e più vivibile. Grazie. Grazie alla Congiav. E procediamo nella presentazione. Avete compreso che c'è dell'altro, e quindi oltre alla sanzione pecuniaria. 3 minuti. Oh, mamma mia. Sì. Abbiamo raggiunto il 70% in 3 anni e mezzo, dal 12, un vero record. Comuni, per fare questa transizione dal 10 al 70 ci mettono anche più di 10 anni, soprattutto comuni grandi come Tivoli, che fa circa 60.000 abitanti. Lì vedete la riduzione del rifiuto indifferenziato e, ecco, mi ha restituito tutto quello che avevo premuto prima. Anche i cassonetti abbiamo iniziato a venderli, la plastica li abbiamo smontati e la plastica l'abbiamo venduta a 24 euro a tonnellata, quindi la credibilità sta pure in questo, che niente va perso. Io non riesco, ecco qua, va un po'. Sì. Tivoli Miniera Urbana è una delle attività che abbiamo svolto per evitare che venissero abbandonati i frigoriferi e i RAE oggetto di furto, e gli ingombranti, che erano il combustibile di questi roghi. In realtà, quindi, dall'emergenza abbiamo poi tratto dei vantaggi, tant'è che premiando anche i cittadini con degli sconti extra, oltre che abbassandogli la tariffa con la vendita dei rifiuti, ma con degli sconti extra con Tivoli Premia, abbiamo praticamente ottenuto dei primati regionali. Io volevo farvi vedere la classifica, però questo va avanti da solo. Abbiamo dei primati regionali in provincia, grazie, un po' indietro. Ecco, grazie. Ecco, sì, vedete lì, c'è stato un mese in cui Tivoli a destra ha superato sia la media di intercettazione di questi rifiuti della regione Lazio, della provincia di Roma, e anche il nord. Ovviamente mediamente nell'anno tende a stabilizzarsi il dato, e andiamo dopo, e abbiamo, per esempio, nel 2017, confermando con i primi mesi del 2018, siamo stati i primi in tutta la regione Lazio per intercettazione di RAE e ingombranti. E quindi di fatto abbiamo Rieti è l'ultimo, uno degli ultimi comuni, Guidonia uno degli ultimi, Roma si tiene a metà classifica, e di fatto questo è stato un dato molto incoraggiante. Andiamo avanti. Ecco, e vengo al dunque, il bilancio della CO2 nella nostra attività.
credo che questa poi sia una delle cose che dovrebbero fare tutti, sia noi nel nostro piccolo quotidianamente, sia tutte le aziende, sapere quanto impattano. E ovviamente un'azienda pubblica come quella che, di cui parliamo, ha un impatto abbastanza cospicuo. Pensate che tutti i mezzi pesanti sono tutti a gasolio, insomma non è possibile pensare, soprattutto con la raccolta stradale, che si possa pensare di raccogliere 10 tonnellate, 5 tonnellate di rifiuti con mezzi a metano o comunque elettrici, ecco, elettrici. E quindi ho fatto un po' questi calcoli che spero poi anche col comitato scientifico di Ecofuturo poter approfondire e validare. Nel 2013 30.000 tonnellate hanno smaltite e circa 3.000 al riciclo, tutte quelle che andavano nell'isola ecologica per intenderci. Le emissioni sono circa 8.400 tonnellate di ceneri solide, 900 di volanti e altri rifiuti tossici dovuti alla produzione di energia dai rifiuti, bruciandoli nei termovalorizzatori o inceneritori. Ogni tonnellata bruciata emette circa 770-800 grammi di CO2 e produce un solo kilowattora di energia elettrica. Quindi, senza considerare i 24 euro a tonnellata circa per ogni tonnellata di CO2 emessa, che sono i danni dal cambiamento climatico indotto, ho condotto questo bilancio. E quindi praticamente avevamo 23.100 tonnellate all'anno di CO2 garantite dalla nostra tipologia di smaltimento. Gerardi, concludo. 2018, 8.100 tonnellate a smaltimento e 16.000 a riciclo. Andiamo avanti. E, dalla fase di smaltimento. Dalla fase di raccolta abbiamo di fatto oggi aumentato la CO2 perché ci sono più mezzi che girano, quindi a fronte delle 20.000 tonnellate all'anno dalla fase di raccolta ne abbiamo 36.000 in questi anni. Andiamo avanti. Considerando l'energia grigia contenuta negli oggetti avviati al riciclo, circa il 30% di questa energia è di fatto recuperata. Andiamo avanti. Abbiamo un risparmio di circa 2.000 tonnellate all'anno di CO2 con questi sistemi di raccolta differenziata porta a porta. L'evoluzione sarà quella di passare da una raccolta solamente domiciliare a una raccolta mista. Andiamo avanti, vado alla conclusione, e cambiare progressivamente la flotta mezzi, almeno quella dello spazzamento. Abbiamo il primato nazionale per numero di aspiratori elettrici. Andiamo avanti. Ne abbiamo 7 e ne arrivo un ottavo. Andiamo avanti. Abbiamo avviato con l'Università della Duccia un progetto per far andare i nostri mezzi non più a gasolio, ma olio vegetale era esausto. Andiamo avanti. Altre tante iniziative, andiamo pure avanti. Ieri abbiamo scoperto che a Padova ci hanno in qualche modo emulato il porta a casa che abbiamo presentato l'anno scorso, proprio qui. Abbiamo trovato in un locale qui accanto il porta a casa di Padova. Andiamo avanti per la riconsegna del cibo avanzato. Questa è una raccolta mista con, andiamo avanti, una delle macchine che stazionano e sono i cittadini e gli utenti commerciali che portano loro il rifiuto senza raccoglierlo porta a porta. Andiamo avanti. Questi sono i controlli dei rifiuti e la raccolta puntuale in condomini, in utenze condominiali, fatte non con sacco a perdere col chip, ma con bidoncini intelligenti sperimentati per la prima volta da noi. Concludiamo e l'ultima slide. Anche perché non so concludere diversamente, abbiamo l'ecostazione, che anche questo è un brevetto per la prima volta sperimentato da noi, che soppianterà il porta a porta nell'ultimo quartiere della nostra città fatto di 10.000 abitanti. E cioè non fate più il porta a porta. In questo quartiere non si farà il porta a porta, perché abbiamo pensato che in questo quartiere è meglio fare con ecostazioni, e quindi probabilmente poi a ritroso, a cascata sulla città, negli anni prossimi potremmo anche pensare di non proseguire più il porta a porta. Si raggiunge l'80% di differenziata con questo dispositivo stradale. Compostaggio di comunità, andiamo avanti, che abbiamo avviato per la prima volta in Italia in applicazione del decreto 266 del 2016, andiamo avanti e chiudo. È arrivata proprio in questi giorni la prima biocella, che è il compostaggio comunale nell'isola ecologica. Quindi potenzialmente dimostreremo che chiunque ha un comune che ha un'isola ecologica ha potenzialmente già lo spazio per farsi il suo impianto di compostaggio. Vi ringrazio. Grazie. Gerardi, posso dire, quando voi arriverete all'80% con la raccolta di rifiuti
stradale come quello, ok? Vi aspetto qua. Ci siamo già. Io i dati però ci avete. In questi primi 1000 abitanti che conferiscono in questa ecoisola, di fatto si è attorno a questa percentuale, di più e non di meno, perché abbiamo c'è un riconoscimento dell'utenza a monte quando vengono ritirati i sacchi, e con un QR code sui sacchi anche prima del conferimento dei rifiuti. Ah, cioè quindi il conferimento viene fatto con QR code, rispettando un calendario di raccolta differenziata, quindi non sono isole in cui tu vai e puoi buttare ad ogni ora qualunque cosa. Quindi un'evoluzione, diciamo, è un'evoluzione che probabilmente potrà soppiantare il porta a porta. Grazie. Va bene, allora, siccome non ci sarà l'intervento di Giuseppe Bartolini, che ci parlerà di Piero Lisi, lo riassumo in 2 minuti, 2 il nostro buon Fabio, e poi lasciamo le conclusioni a Francesco Ferrante, che è vicepresidente di Cato Club, che ringraziamo della pazienza per essere stato qui fino in fondo, e chiudiamo per 1:30 circa. Innanzitutto Francesco non lo ringrazio, perché lui ha voluto essere a questa sessione, perché... perché era, esatto, ma perché ha la malattia che abbiamo noi, Davide, capito? Cioè, è curioso, e quindi non oltre che le prediche ci piace intervenire sulle concretezze, no? Sul confrontarsi. Allora, Giuseppe Bartolini non può esserci perché ha in fase di collaudo 2 impianti in contemporanea. Sai come va la vita, chi lavora per davvero, no? C'è un momento, in un giorno, in cui deve succedere tutto, e quindi tutto non può avvenire. Voleva esserci, ma io ho voluto riassumere perché da questi impianti fatti in maniera assolutamente innovativa ci sono stati migliorati i percorsi della pirolisi, quella che conosciamo. Ovviamente sono impianti a biomasse legnose, ovviamente collocati dove le biomasse legnose sono a filiera corta, e ovviamente il percorso è talmente efficiente che all'uscita esce del biochar di buona qualità, ovviamente in bassa quantità, perché altrimenti vuol dire che la pirolisi non ha funzionato. E perché forse in molti non sanno che tutto quello che è segnato a registro come contributi alla pirolisi, le biomasse legnose, sono contributi, diciamo, figurativi, perché gran parte degli impianti di questo segmento sono fermi perché non hanno mai funzionato, non hanno mai ammazzato nessuno, sia chiaro. Semplicemente la pirolisi è una di quelle robe che ognuno ha pensato che si poteva fare anche, come si dice, con i ramoscelli d'ulivo, un altro gli veniva in mente, bastava avere... No, se non la fai con la legna, e con una legna di qualità, e se non la essicchi a un livello, questa questione non la porti in fondo. Che cosa hanno fatto loro? Stringendo estremamente. Vedrete in fondo dall'altra parte del parco, in fondo, sulla destra, vicino al bar, c'è il cartellone dell'AIL, che interverrà poi con Marino Berton in questi giorni più volte, comunque domani sicuramente lui è qui con noi, in cui si spiega qual è la filiera sostenibile, ovviamente, del legno, che parte dalla forestazione sostenibile, perché del legno si usa solo il capitale, se fai rendere capitale buono al bosco. Il bosco non viene mai, come si dice, ammazzato per l'uso di biomasse. Ma l'altra questione è che fino ad oggi, quando facevi energia dal legno, non ti avanzava quella, ti buttavi via una parte consistente o non utilizzavi circa il 20%. Ecco, è nato in questa strada la strada dell'ecocippatino, ovvero, non ce l'ho qui perché qui ho un classico pellet, questo è, diciamo, il giocattolo per dimostrare la pirolisi lenta. Poi chi ha voglia di vederlo glielo faccio vedere e ci divertiamo un po' per capire cosa e cosa significa fare queste cose. Ma invece di passare dal pellet nasce l'ecocippatino, ovvero la parte più piccola di una cippatura che non va dentro che non fa funzionare la pirolisi, che non deve essere messa perché la blocca e crea problemi anche di gestione, può diventare ecco cippatino, il che significa al posto del pellet, perché anche il pellet richiede energia per essere compresso. Inoltre l'ecocippatino
si utilizza solo quello locale, è insensato andarselo a prendere dall'altra parte del mondo, perché uno degli errori gravi è che questa roba si prende dall'altra parte del mondo e anche quello è uno spreco energetico. Ecco, sul futuro anche dell'idea che ci sono per la riconversione, anche che stiamo proponendo sia a Padova che in altre città, per riconvertire le vecchie caldaie a legna con nuove stufe a 5 stelle, nel senso che sono definite così, non era un elemento politico, è stata definita così da Marino Berton e quindi noi siamo innocenti. Ecco, Legno Energia è una società che ha fatto questa evoluzione. In sostanza potremmo utilizzare con il sistema di essiccazione, con l'avanzi di calore che noi abbiamo in tante lavorazioni di cui abbiamo parlato oggi, compreso quello geotermico, con quell'avanzo di calore noi possiamo essiccare in maniera potente anche le potature, le piccole, gli avanzi eccetera, e farli diventare un elemento di combustibile per le stufe a legna che ci sono a livello domiciliare. Tenete conto, ce n'è 6 milioni in Italia, così ci capiamo di che cosa parliamo, e anche in questo senso fare un passaggio di efficienza, efficacia. Chiudo con il fatto che Legno Energia si propone per ricondurre i bambini smarriti a riprodurre, ovvero tutti coloro che hanno impianti paralizzati, va bene, e che non l'hanno fatto perché non credevano a quello che facevano, ma perché semplicemente ci sono stati degli errori tecnologici, oggi finalmente hanno una chance per farli rivivere e per non aver buttato via tutto quell'investimento energetico di aver costruito grandi impianti, non grandi, impianti adeguati, e non farli rendere veramente un peccato ecologico, come diciamo sempre. Ecco, riconvertire, non rottamare, cioè quando si è fatto uno sforzo per produrre qualche cosa deve essere portata fino in fondo, altrimenti è uno spreco energetico in sé. Giuseppe Bartolini l'avrebbe detto molto meglio, è un curioso innovatore, ovviamente dal biochar con cui dialoghiamo proprio per produrlo all'uso del calore per fare le microalghe, come ne ha parlato Giulia stamattina. Sono tutti elementi di dialogo per costruire una nuova filiera. Grazie, prego a lei. Conclusione. Se vai in piedi ancora. No, così vedo. C'ho la pala eolica davanti a così. L'energia sarebbe meglio se fosse. Era più bella la pala eolica. Ma la pala te la diamo. È anche il pannello, tutto, il biogas, il pannello, la geotermia, tutto. No, a parte, è vero quello che dice Fabio, che mi faceva piacere venire ad Ecofuturo, in particolare a questa sezione sulla CO2, sulla riduzione della CO2, perché in genere mi interessa Ecofuturo per questa sua capacità di rappresentare le innovazioni non solo tecnologiche, anche sociali. Sperimenti che diventano possibilità concrete di economia e di nuova economia, ma in particolare, e poi ci arrivo, poi ci torno su questo elemento perché è l'elemento più interessante, ma in particolare sulla questione della CO2, perché è un tema, questa della riduzione della CO2, che secondo me anche noi, diciamo, ambientalisti non frequentiamo abbastanza, nel senso che se è vero quello che dicono gli scienziati dell'ONU, dell'IPCC sulle conseguenze dell'aumento della temperatura, loro dicono se la temperatura aumenta più di un grado e mezzo rispetto all'epoca pre-rivoluzione industriale, sostanzialmente, lasciatemela dire così, non siamo in grado di prevedere i fenomeni climatici irreversibili che possono intervenire, e quindi raccomandano di ridurre, di fermare questo aumento della temperatura, questo da prima di Parigi, da prima degli accordi di Parigi, quindi sono 3 anni che si discute di questo. Il piccolo problema è che di quel grado e mezzo che loro dicono che non dobbiamo aumentare, ce ne siamo già mangiato uno
abbondante, diciamo, no? E quindi diciamo non è più un grado e mezzo di aumento, è mezzo grado. E dal momento in cui l'ONU e tutti i paesi del mondo a Parigi hanno, diciamo, a seguito di questa indicazione degli scienziati, detto sì, è vero, noi dobbiamo cercare di mantenere l'aumento della temperatura entro quel grado e mezzo, e non è successo niente, o quasi, nel senso che già gli accordi di Parigi, pur non obbligatori, comunque era un passo avanti Parigi, per carità, è sempre stato un punto molto positivo, non sto criticando gli accordi di Parigi, ma già la somma di tutti gli impegni di tutti gli stati dell'ONU a Parigi, quegli impegni non avrebbero garantito il rispetto di quel limite. E dal 2015 a oggi non ci sono stati interventi in nessuna parte, non in Italia, non in Europa, non altrove, che consentono di guardare con qualche ottimismo all'idea che non si raggiunga questa pace. Allora, più noi continuiamo ad emettere anidride carbonica in quantità superiori a quelle che potremmo fare, più questa parte si accumula in atmosfera, e quindi diciamo, per cercare di, diciamo, la riduzione delle emissioni che dovremmo fare da qui al 2050, ogni giorno che passa che non la riduciamo diventa una riduzione maggiore, non so se mi sono spiegato, e quindi fino a quando diventa quasi impossibile dal punto di vista, seppur con tutte le innovazioni tecnologiche che ci possiamo mettere, per cui diventa fondamentale che contemporaneamente al modo in cui noi ragioniamo per ridurre le emissioni, quindi non bruciare fossili, fare altro eccetera, dobbiamo iniziare a pensare anche a qualche modo per assorbirla questa anidride carbonica, che la concentrazione in atmosfera superiore ai 400 ppm con cui abbiamo a che fare ormai da qualche tempo. Quindi diciamo, tutte le tecnologie che servono anche a questo, non soltanto a non emettere ma anche ad assorbire, quindi a una riduzione emissioni sotto zero, sono molto importanti e dovremmo frequentarle sempre di più. E credo che non sia un caso che Ecofuturo, che si è caratterizzata in questi anni come il luogo dove appunto in qualche maniera venivano presentate le prime, era il luogo delle prime, non so come dire, se dell'innovazione, ecco, non, credo che sia stata un'idea intelligente quella di Fabio e degli altri di dedicare a questo elemento una sessione in particolare, con le caratteristiche fondamentali che sempre hanno questi appuntamenti che dicevo all'inizio. Innovazione tecnologica, qualcuno lo diceva, forse Dario Tamburrano, che in qualche maniera è più o meno sempre così, cioè non le normative, le regole vanno sempre in ritardo, inseguono l'innovazione è più rapida, vale per l'innovazione tecnologica, vale per l'innovazione sociale, vale per qualsiasi tipo di innovazione. Ci sono momenti della storia in cui questa forbice, che in qualche maniera è normale, si allarga un po' troppo, nel senso che l'innovazione va tanto di corsa e le scelte politiche non solo non riescono a correre abbastanza, ma a volte vanno all'indietro, vanno all'altra parte, quindi c'è il rischio dell'elastico che rischia persino di rompersi. Allora credo che lo sforzo che bisogna fare è proprio evitare che questo elastico si allunghi troppo, e vale su tutti i fronti che si sono toccati oggi, e insisto a dire non soltanto tecnologici ma anche sociali, perché la storia che ha raccontato Tonino Perna
ci sta benissimo in questo ragionamento, perché utilizza anche innovazioni tecnologiche per fare innovazioni sociali, perché lui ha ragione quando dice che bisognerebbe riuscire a mettere insieme, anche Jacopo stamattina nella sua premessa lo raccontava, noi sprechiamo energia quando non riusciamo a tenere insieme gli innovatori sociali con gli innovatori ambientali, con gli innovatori tecnologici, dobbiamo cercare di avere un circuito più virtuoso da questo punto di vista. E allora come fare? Intanto cercando di diciamo di non cascare nei luoghi comuni. Vi faccio un esempio sulla questione delle rinnovabili, in particolare del fotovoltaico. Allora, noi dobbiamo, diciamo, evitare di cascare nella trappola che c'è stata tesa, perché per troppo tempo si dice sempre la stessa cosa, sul costo eccessivo del fotovoltaico e degli incentivi che avremmo sostenuto sul fotovoltaico. Io qui non voglio dire che non ci siano stati casi di speculazione e che si sarebbe dovuto fare una delle norme più attente, più automatiche, per cui al calare del prezzo del pannello e dell'impianto fotovoltaico sarebbe dovuto diminuire in automatico l'incentivo che tu gli concedevi. Non era una cosa impossibile da fare, si faceva in Germania, noi l'avevamo proposto di fare, copiamo come in Germania, sto parlando del 2010, copiamo come fanno in Germania, quindi non era impossibile, si sarebbe dovuto fare, non si è fatto, e questo ha determinato delle sacche di speculazione e delle cose che alcuni ci dicono. Ma non lo facciamo diventare un ragionamento generalizzato, perché non è vero, è falso. La quota di incentivi di costo che noi tutti sosteniamo e le aziende italiane sostengono per gli incentivi al fotovoltaico, e lo continueranno a fare per alcuni anni perché durano 20, è analoga appunto a quella che sostengono i tedeschi, anzi le famiglie tedesche pagano di più, perché lì si è scelto di favorire le imprese a danno delle famiglie rispetto a quello che succede in Italia. Una scelta politica legittima o no, questo lo discutiamo in un'altra, però quello che voglio dire, non è vero che si è speso troppo e che si spende troppo, e dico che se oggi non c'è forse Solagna, però se oggi siamo alla vigilia della grid parity, e poi su quello bisogna anche capire, è perché abbiamo dato quegli incentivi allora. Se non ci fossero stati quegli incentivi allora, col cavolo che oggi il pannello solare costava 1.000-1.500 euro a kilowatt, perché diciamo è stato quello che noi e i tedeschi, per la verità, siamo stati quelli che hanno fatto aumentare in maniera significativa la produzione di pannello fotovoltaico, e per l'economia di scala classica, non ci inventiamo niente, è consentito la riduzione, una parte dell'economia di scala, l'altra l'innovazione tecnologica che consente le cose che abbiamo sentito anche qui, diciamo un aumento. Quindi diciamo questa storia per dire che non dobbiamo spaventarci di fronte, e soprattutto dobbiamo cascare nella trappola di chi dice abbiamo speso troppo, perché sarebbe bene ricordargli, come per fortuna si inizia a fare sempre più spesso, che nello stesso periodo abbiamo speso ben di più per continuare a sussidiare le fonti fossili, con i danni che le fonti fossili continuano a fare. Peraltro, credo, non voglio anticipare nulla, ma domani viene Mario qui e dà del Ministero dell'Ambiente, correggimi Fabio se sbaglio, e dà delle anticipazioni sul nuovo catalogo delle sussidi e le fonti fossili preparato dal Ministero dell'Ambiente, che dovrebbe uscire a fine mese. Quindi avremo anche dei numeri in più da quel punto di vista. Quindi diciamo, noi ora questo esempio sul fotovoltaico lo dico perché oggi siamo vicini a quella cosa che è la grid parity. Cosa manca? Per riguarda anche il ragionamento che faceva prima Tonino parlando con Solagna, manca il fatto che diciamo la possibilità di essere, orribile parola inglese, prosumer fino in fondo, cioè produttori e consumatori allo stesso tempo, mancano delle cose banali di regole che sono però importanti dal punto di vista della dislocazione dei poteri. Ancora esempio per tutti: un condominio
se mette il pannello solare sopra il tetto del condominio non può cedere l'energia elettrica ai condomini, ai propri condomini, è vietato. Fin quando è vietato questo, questa storia, è complicato che, diciamo, si possa diffondere in un paese come il nostro, in cui i condomini sono numerosamente, sono molto più numerosi, chi abita in condominio è molto più numeroso di quello che sta nella villetta unifamiliare, si possa diffondere l'utilizzo del pannello fotovoltaico. È banale. Perché succede questo? Per un caso? No, perché è del tutto evidente che nel momento in cui tu favorissi davvero l'esperienza del prosumer, diciamo, sarebbero sempre di più quelli che si staccano dalla rete e dicono all'autorità, dice vabbè, allora poi chi necessariamente deve rimanere alla rete si accolle i costi degli oneri di tutti, che non è un problema, diciamo, che puoi liquidare con un'alzata delle spalle, perché è vero, perché che ci sia una rete che sia utile è una necessità che abbiamo tutti e che vogliamo che ci sia, ma esistono dei meccanismi e insisto, non è che li mettono in campo a Macondo, ma in California, in cui sì, in California hanno affrontato e stanno affrontando questo tema, perché lì ci sono le scelte più avanzate dal punto di vista della rete elettrica, stanno affrontando questo tema mettendo per esempio un fisso degli oneri generali di sistema della rete anche per il prosumer, che non renda appunto non più svantaggioso, più vantaggioso per il prosumer consumarsi e prodursi la propria energia, però dà un contributo al mantenimento della rete. Insomma, si può fare, non è vero che siano cose irrisolvibili, e questo vale per quasi tutte le cose che abbiamo sentito stamattina. Chiaro, c'è bisogno di che quella forbice di cui dicevo all'inizio, cioè la lentezza o addirittura la contrarietà di volte che ci sono nella politica rispetto alle innovazioni, si accorci. Ora noi siamo all'indomani praticamente, perché è successo poche settimane fa, dell'approvazione da parte dell'Europa di nuove direttive sull'efficienza energetica e sulle fonti rinnovabili. Premesso che i numeri messi in quelle direttive come target, anche quelli, ahimè, non sono sufficienti, pur se fossero rispettati, a garantire quell'aumento di temperatura, dicevo, di Parigi, però almeno in quelle direttive, e mi riferisco soprattutto a quest'ultima cosa che dicevo a proposito delle reti e dei sistemi chiusi e dei prosumer, ci sono delle indicazioni precise che vanno in quella direzione della promozione della produzione da parte dei consumatori, che è quello che serve a far veramente da volano di tutte le iniziative del fotovoltaico, del microeolico, della geotermia binario, delle cose che ho sentito e che non conoscevo, del retrofit, diciamolo così, della geotermia flash, eccetera, eccetera. Se noi, diciamo, quindi prendiamo quell'esempio e cerchiamo di implementarlo con delle norme concrete che diano veramente la possibilità di superare i problemi. Qua davanti c'è un pannello fotovoltaico, non vedo qua il costruttore, forse è fuori, ma qui fuori c'è un pannello plug and play, come si chiama, nel plug-in del un pannello fotovoltaico, tu la metti lo infili nella spina di casa e va. Fino a oggi pure quello è vietato. Ora il produttore stamattina mi diceva che entro l'estate, lui è ottimista, che dica finalmente venga, diciamo, concesso e permesso. Eccolo qua. Quindi, diciamo, ci sono tante di quelle cose che si possono fare, e chiudo su questo, in particolare perché poi magari sentiremo nel pomeriggio a sto punto il ministro, che dici? Sì, sono qua. Ma da Ecofuturo, secondo me, deve venire anche una forte richiesta ai ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico, affinché prendano in mano quel decreto sulle fonti rinnovabili,
che il precedente governo aveva tenuto nel cassetto per 2 anni e mezzo, perché doveva uscire alla fine del 2016, per 2 anni, perché alla fine del 2016 ancora non ce l'abbiamo. Esatto, in cui però poi il fotovoltaico c'è, diciamo, prenda quel decreto, lo aggiusti le cose assurde che ci stanno, ci rimetta invece delle cose più sensate, sono quelle che abbiamo detto, l'amianto, eccetera, eccetera, e facciano uscire sto decreto, perché sennò col cavolo che possiamo arrivare, non dico agli obiettivi di Parigi, ma nemmeno e persino a quegli stessi obiettivi iperprudenti che stanno nella strategia energetica nazionale del precedente governo. Ora, se questo è il governo del cambiamento, almeno cambiasse anche questo in positivo, visto che ahimè sta cambiando tante cose, secondo me, male, da altre parti. Almeno su questo chiediamogli che lo cambi in maniera positiva. Grazie. Bene. Pausa pranzo e riprendiamo i lavori alle 14.30 oggi pomeriggio, e salutiamo tutti gli amici che ci guardano online. Streaming.